ce ne stanno di bravissimi di autisti, no, di colore. Autisti in generale, però. Sì, no, l'autista. No, perché, ma scusa, ma che cazzo ve ne fonte a voi degli autisti che sono io? Ma fatevi i cazzi vostri, ma siete due scemi voi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, il mitologico. Oh, buonasera, caro Cruciani. Lei è fascista conclamato, quello mi sembra di poterlo affermare, no? Cioè... Diciamo che fa parte della storia italiana, no? Ma quello, storia, quello lo sappiamo, no? Lei non lo può essere. No, come chi non lo può essere? È nel nostro DNA. Beh, adesso non esageriamo, il fascismo è nel nostro italiano. Ma no, non credo proprio, non è nel nostro DNA. Ma assolutamente no, questo non credo. Questa è l'anima del popolo italiano. Sì, però ho capito, l'anima del popolo italiano, però c'è anche la democrazia. Ma l'anima cioè, esiste anche la tua. Quando uno è volgare, il male è per se stesso, perché poi ricade su tutto su se stesso. Scusi, Saccucci, lei si dichiara apertamente fascista, sbaglio? Molto fascista. Molto bene. Onorato di essere fascista. Ecco la radio delle destre, Giuseppe, sempre un peggio ormai. Zanzaretta nera, vai con zanzaretta nera. Allora, io ho detto allo Stato italiano, vi ridò tutti i soldi percepiti del reddito di cittadinanza indietro. Sì. Adesso mi avete dato gli arretrati del reddito. Sì. Ma vi ho dato 48 ore di tempo che è un per un contratto a tempo di 48 ore di tempo. Cioè, 48 ore, che cazzo è? Restituisco tutti i soldi indietro. Se no, Pino Romano, il 15 febbraio, sta all'Asta America Tenerife, al carne. Vale, brambilla, portami due gelati. La zanzara è il paese che amo. No comment. No comment, no comment. Perché no comment? Mamma mia ragazzi, come sono carico oggi! Come sono carico! Allora, siccome alcuni ancora rompono i cabasisi, come si dice in siciliano, come si dice in siculo, cioè i coglioni con la questione del fascismo, dopo giorni e giorni in cui diciamo la stessa cosa, la manifestazione di H. Larenzia, voglio fare un piccolissimo editoriale. Chi discrimina? Chi blocca le presentazioni dei libri? Chi vuole controllare la lingua italiana? Come parliamo? Chi urla continuamente al fascismo dicendo che questo non va fatto, questo va fatto, eccetera, eccetera? Purtroppo, io lo dico con dispiacere, purtroppo non si trova a destra, è una realtà, è a sinistra, la sinistra che dovrebbe essere libertaria. Chi vuole sempre proibire, mettere la regola, in galera chi dice frocio, in galera chi non ha un linguaggio inclusivo, in galera chi va a mignotte pure e le sfrutta, ecco sfrutta il corpo delle donne, non gli sfruttatori, ecco, stanno tutti da una parte oggi, questo bisogna dirlo chiaro e forte, stanno tutti da una... e questo mi rende triste, mi rende molto molto triste. Seconda cosa, a proposito sempre di Biancaneve e i Sette Nani, della polemica sulla Cortellesi, io voglio solamente ricordare che noi siamo più affezionati, andatela a vedere sull'internet, a un capolavoro, quello di Luca Damiano, quello che piace a noi cattivi e porcelli. Andate a vedere Biancaneve e i Sette Nani di Luca Damiano. Noi che non abbiamo nessuna colpa ad essere maschi, a noi piace Luca Damiano. Andate a vedere chi è, piccola parentesi. Seconda cosa, voglio fare un pubblico elogio al signor Pratesi, Fulco Pratesi. Fulco Pratesi, grande ambientalista, grande vecchio della politica italiana, 89 anni, ha fondato il WWF, un grande personaggio. La doccia mai danni, uso una spugnetta bagnata, tiro lo sciacquone ogni 3 pipì, tiro lo sciacquone ogni 3 pipì. Avete capito? Il vero ambientalista è quello che tira lo sciacquone poche volte,
non sono io, perché io tiro sempre lo sciacquone. Questo qua però, altro che nuova generazione, la ultima generazione, ultima degenerazione, il vero ambientalista è questo. E infine, io non voglio prendermela sempre con le stesse persone, ma Francesca Michelin è una cantante, presentatrice. A me dispiace davvero, come per come quando dico che la sinistra ormai è diventata la sinistra di divieti, la sinistra diciamo che discrimina contro la libertà delle persone, eccetera. Fra poco vi faccio sentire un audio presentando il suo nuovo disco. Non dice la parola tutti o tutte, come cazzo è, tutte. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Non posso più. Io sono anch'io molto felice oggi. Sono felice perché è venerdì, perché a me, tra meno di due ore e mezza tutto questo finirà. Tra meno di due ore e mezza si chiude tutto questo. Si chiude lunedì, probabilmente non si aprirà più, perché verranno presi dei provvedimenti dall'azienda. È un tuo miraggio sempre. Tu ogni venerdì speri che lunedì non si riapra. Fatto sta che la cosa che mi fa disperare è il tuo nascondere le notizie. Il sequestro del quadro di perquisite, no, adesso non ti faccio perquisite, tre case di Sgarbi, e sequestrato il quadro, il dipinto, il famoso quadro di Manetti. Sì, ora, e che allora... a me, premesso che dispiace moltissimo per Vittorio, ma è un'indagine in corso, guarda, perché siete già giustizialisti con Vittorio Sgarbi. Io voglio Sgarbi. Bene, guarda, voglio dirti questo: in questi giorni è a Roma mio fratello, il mio fratello vero, a cui voglio un bene dell'anima. Stasera è a cena a casa nostra con i bambini, e sono felice che sia qui per qualche giorno, e sono felice che sia qui per qualche giorno il mio adorato fratello. Ma io a Sgarbi voglio bene come ad un fratello, come fosse mio fratello, che è qua. Come fosse beh, senza dire i nomi, vabbè, come, già detto come fosse volte, mio fratello, come fosse mio fratello che è qua. Ma ti chiedo, puoi, quando tu hai un fratello, gli dici ma che cazzo stai a fa, fratello mio? Cioè glielo dici, tu sei hanno perquisito a me tre case di Vittorio, e allora, il dipinto come un criminale, questo... stanno perquisendo le case come un grande, che perquisite, ma posso essere d'accordo con te, per carità, ma lui è un uomo, è un uomo del governo Meloni, a parte che Vittorio Sgarbi è Vittorio Sgarbi, non è un uomo del governo Meloni, è un uomo del governo Meloni, è il sottosegretario del ministro San Giuliano, sta al governo. Se ha partecipato al furto di questo quadro oppure ha fatto ricettazione, si dimetterà. Amen. Che cazzo vuoi che ti dica? Ma io non mi sto agitando. Che non cosa nascondessi le notizie che escono. Hai fatto un pippone parlando del politicamente corretto e recitando un signore che è il generale Vannacci. No, non l'ho citato ancora. Tutto fuorché censurato. Censurato. No, come no? È vai alle presentazioni, gli impediscono di fare le presentazioni. Sono piccoli. Non gli impediscono nessuna cazzo di presentazione. E è andato dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. A presentare il suo libro come fosse Napoleone, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel seguro il fulmine tenea dietro il veleno, è andato a portare della mano che accarezzava i neri in metropolitana, ma che sembra possibile accarezzare la mano di un negro in metropolitana? Ma se io fossi il negro, ma gli avrei tirato una sberla. Ti faccio sentire la signora Michelin. Tu ti dai, è più importante Sgarbi. Ma che dobbiamo fare? Registriamo che hanno sequestrato il famoso quadro di Sgarbi. Vedremo se l'ha rubato, se l'ha ricettato, se è vero, se è falso. Vedremo. Non vi rompete i coglioni. Cosa volete che vi dica? Molti mi dicono: ah, devi intervenire, devi dire, devi fare, eccetera, eccetera. Michelin, vai.
Ciao a tutti e tutti e tutte, sono Francesca Michierin, è uscito il mio nuovo singolo che si chiama Sono risentiamo? Chiacchiere. Ciao a tutti e tutte. Ciao a tutti e tutte. Sentiamo. Ciao a tutti e tutti e tutte, sono Francesca Michierin. Ciao a tutti, tutte e tutte, dice, non dice tutti, dice tutti, tutte e tutte. Tutti, tutte e tutte. Ciao a tutti e tutti, ma, e tutte sono... ma non basta ciao a tutti. Ma non basta ciao a tutti. Che bisogno c'è? Ma dimmelo anche tu, David, ti prego, che bisogno c'è di dire tutte? Ma a me non mi ciao dà fastidio. Tutte. Ma se tutti non mi dà fastidio. Tutte. Tutti, anzi, maschile, anch'io. Femminile, frocio in anche. Onda lo farò anche io. No, così. Posso dirti tu. Buongiorno. No, ti giuro che se lo fai, da oggi lo faccio una campagna per buongiorno non farti ascoltare. Non ti conviene. Non ti conviene. No, non ti conviene. Non ti conviene, faccio una campagna feroce per non farti ascoltare, di quelle feroci ogni giorno. Buongiorno, bentornati in diretta come promesso. Esatto. Ho messo la cravatta, vista la presenza ecco, istituzionale. Tu questo, limitati a fare questo. No, ma potrei anche lì dire a tutti e tutte e tutti. Potrei, se non ci penso. No, non è nelle tue corde, non è nelle tue corde, non lo faresti mai, non lo faresti mai. Non lo faresti mai, so che non lo faresti mai. Ah, ieri sera è tornato Romano Prodi con la classica calma, ha detto che è spaventato bravissimo dalla dunata da Calarenza. Ma bravissimo, è spaventato Romano Prodi. Ma non è mai sopra e non è mai. Scusi Prodi, prima di sentire il vero Prodi, Prodi, le danno veramente così fastidio queste adunate fasciste, Prodi? Manosce. Con calma, tutti che urlano, lo vedete quando parlo io, vedete come cambia il clima, che la musica si abbassa, anche gli ascolti, si abbassa la tensione, sì, si sistema tutto tranquillo, facciamo le nomine, sì, le nomine. Ma facciamo, lei non fa più le nomine, però non le fa più le nomine, non le facciamo con calma in Europa, l'Europa al centro, non ne parlate mai. La domanda, siete, scusi, sempre in questa trasmissione lì a urlare, il ritmo a urlare, ansia, no. Sì, ma lei ha visto quello che succede. Cristianità. Lei ha visto quello che succede da Calarenzia, Prodi? L'ha visto? Immagini l'ha visto? Terribili, gente violenta. Ma no, violenta, gente no, che urla. Lo so. Zanzara. No, non c'entra niente la gente zanzara con chiama la Calarenzia. Zanzara, scusi. Sì. Chiamano tutti lì, chiamano tutti sì, là. Questo un po' è sempre vero, là che si torna, sempre là che si torna in questo clima inferocito. Zanzara di un paese che è stanco, un paese che è stanco, un paese che è tanto stanco. E io mi riposo col paese stanco. Ecco, si riposa. Fermi là. Questo programma non è adatto ai minori, ma ai minorati mentali, sì. Fiera. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ehi merde, siete rimasti solo voi due a sostenere quell'assassino di Netanyahu. Ormai manco più l'Europa lo vuole più. Andate a fare in culo, rincoglioniti. Due coglioni siete. Cruciani numero uno, sempre contro tutti e contro tutto. Manco Israele, pieghi la china anche te, eh. Le parenze non ne parliamo, ma te non me l'aspettavo, eh. Piega la schiena, piega la schiena. Oh Cruciani, il tuo amichetto Vannacci ha scritto l'altro libro, La forza e il coraggio. Ma forza e coraggio di che cosa? Di aver esatto accarezzato la mano di uno con la pelle leggermente più scura su una cazzo di metropolitana. Ma vaffanculo, tu e lui Cruciani. Allora, questo è uno dei soliti cretini, ovviamente, uno dei soliti cretini. Beh, totali. Ma non ha fatto cretini, una riflessione totale di per sé sbagliata. Ma uno non può pubblicare un libro. Non può pubblicare un libro. Il libro è La forza e il coraggio. Qual è il problema? Non può pubblicare ma un libro. Ma qual è la forza? Quella la di forza e il coraggio. La mano, ma non lo sai, un titolo, è un titolo, ma forza. Allora, sai che succede nel mondo della comunicazione? Cosa ti dicono? Beh, non è popolare parlare di Israele, della guerra, eccetera, eccetera. Sì, è vero. Allora, no, ma ti dicono questo. Ti dicono questo perché non tira più e comunque
e comunque non si possono, capito, non si può parlare per esempio a favore di Israele. Io me ne fotto ovviamente, perché la gente è spaventata, perché soprattutto perché la gente è colpita dalla morte dei bambini. Ora io non mi piego a questa moda, quella di dipingere Israele come una banda di assassini. Oggi va così, oggi va così, oggi va così, e in questo Hamas ha vinto. Ormai non si parla più di Hamas, si parla solamente dei presunti, cioè di Israele come un paese di assassini, di criminali che fa un genocidio, almeno questa è l'accusa. Capito qual è la roba a cui si è arrivati? È questa. Le serie televisive hanno, ho letto una notizia agghiacciante, messe al bando da Netflix e non so chi, che non vogliono più Apple. Farci vedere le serie israeliane, che sono meravigliose, perché lì le fanno, perché sono dei maestri a farle, perché ci riescono. Lasciamo perdere questo argomento, mi viene il sangue al cervello appena ho letto questa notizia. Guarda, il sangue al cervello mi viene su questo. Ti abbraccio fortissimo, perché hai detto una cosa vera. Questo boicottaggio di queste piattaforme è pazzesco. Chiudi qua la trasmissione, perché l'hai fatta bene questa prima parte. Era bella, vivace, ma sei più la corta Fornero, e più efficace. Sì, questo è un pensiero che mi è venuto ultimamente. La Fornero da me oggi. Ma chi gliene frega di perché parla di Vannacci la Fornero? Che ma non avrà letto una riga del libro. La Fornero è venuta da, non ha letto una riga del libro di Vannacci. Non so se è da te, non so dov'è. Contenuti da squallidi da me, contro le donne omosessuali. Ma sì, che cazzo contro le donne? Sì. Ma quali sono questi contenuti squallidi? Contro le donne, perché? Contro le donne e contro gli omosessuali, una cosa incredibile, senti. Io che incontro tantissimi giovani, credo di parlare in maniera diversa ai giovani rispetto a quei contenuti che sono contenuti oggettivamente, possiamo dire, un po' squallidi, soprattutto nei confronti delle donne, nei confronti degli omosessuali, su cui si faceva tanta ironia. Contro la doggy bag a concludere la settimana, vai. Questo era anche da me, sempre, ieri. Sempre l'aria che tira. Rules, come si dice, governa. Aumentano ancora i costi sui ristoranti, ma se la portassero loro, no? La scatoletta da mettere dentro, ma la roba, perché la dobbiamo dare noi? Se tu la mangi, la mangi, ma dai, su, ma se mi sembra un film. Ha ragione Bissanone, dai, ma perché uno deve essere obbligato? Uno ti dà da mangiare. Se vuoi bene, però non è che si dice film, non film. Questo mi sembra un film, ma quello è umbro, dai, è uno pane, via. Perché se uno è umbro non parla italiano. Ah no, è umbro, nel senso un contadino umbro alla fine, Bissanone. Un contadino. Ma perché uno dei grandi chef italiani è un contadino. Sì, è figlio di contadini, qual è il problema? Non ho capito. Cioè, ti danno fastidio i contadini, non credo, no? No, ma ha ragione lui. Ma se tu vuoi doggy bag, ti porti la scatola da casa, perché deve essere, a parte che ce l'hanno i ristoratori, no? Ma in ogni caso, perché devo essere obbligato ad avere le scatolette per portarsi via il cibo? Ma chi cazzo sei per impormi? Qui è la libertà o no? E purtroppo in questo caso c'è forse i danni. Non so se hai visto la scena in cui mi sono inginocchiato davanti alla platea della Fabi, Baccari italiani, insieme al signor Porro. Pazzesco. Per invocare Berlusconi con i suoi fulmini sul deputato di Forza Italia. Ho visto tutto e mi dispiace anche per Porro, mi dispiace per quello che è accaduto. Allora, Cristian Ramo è un signore che è fissato col fatto che l'Italia è, in Italia c'è un pericolo fascista. Ieri da Formiglia ha detto che i fascisti sono una grande rottura di coglioni e sono ovunque. Ora io voglio un po' precisare questa cosa. Sono ovunque i fascisti, sul fatto che sono ovunque. No, non sono ovunque i fascisti. Altrimenti, caro Raimo, non saresti in una trasmissione televisiva a disquisire su questa cosa. È una cosa che fa comodo ai format in televisione, anche a me, per carità, qui alla radio. Non lo nego, non sono così. Dunque non c'è un pericolo. Altrimenti andresti in montagna a combattere. Altrimenti davanti al signor Alemanno diresti: no, io non ci voglio parlare con i fascisti o comunque con quelli che appoggiano i fascisti. Questo è il punto. Se ci fosse un pericolo, andresti in montagna. Dai! Sempre un po' una gran rottura di coglioni i fascisti. A un certo punto basta, non se ne può più. Cioè, si sperava che almeno uno se ne fosse liberato, invece stanno dappertutto, al governo, per strada, con le braccia alzate. Essenzialmente quello che si vede sono soprattutto ragazzi, tutti maschi, chiaramente, le donne sono pochissime, ed è da qualche anno, ma le mano, come dire, è la sua storia, insomma, una storia orrenda, però insomma è la sua storia, è un posto che c'è un conflitto lì.
non possiamo più parlare anche in questa trasmissione di fascismo pensando che questa cosa abbia a che fare con, diciamo, il Mussolini e il regime. Questa cosa è un'altra storia. È una storia che comincia negli anni 70, è una storia di neofascismo. Vabbè. Giuramento complesso, inutile. Vai, forza. Sì, molto Fabio semplice, da Padova, vai. Fabio da Padova. Dai, Fabio, dimmi. Ciao, eccomi qua. Dimmi. Beh, si parla di cibo, hai esposto il menù e adesso scelgo il piatto. Allora, dimmi. Ti ho sentito ieri che dicevi: cos'è, perché nessuno chiede alla Schlein di dichiararsi anticomunista? Sì, alla Schlein o a qualcun altro, vabbè, o a insomma, qualcun altro della sinistra, o a qualcun altro di sinistra, ma... che magari è stato anche comunista, ma per me non me ne frega niente, nessuno si deve dichiarare nulla per me. Cioè, chiunque è in Parlamento e giura sulla Costituzione è già dentro il gioco repubblicano democratico, non c'è bisogno di stronzate, dichiararsi antifascista, anticomunista, tutte puttanate. Fabio, dimmi. Ecco, allora, cioè, chi chiede alla Meloni di dichiararsi antifascista oggi è perché mi pare a me negli ultimi giorni non c'è bisogno, Ma non mi pare che sia stato un raduno di mega comunisti per cui bisogna chiedere la stessa cosa. Ma chi se ne frega? Dov'è? La Meloni è da anni, da vent'anni almeno nel gioco democratico italiano, ha fatto il ministro, ma sì, eccetera. Ma quale professione deve fare? Ma quale professione di cosa? Ma io me la prendo con gente come te. Come me? Che c'entro io? Che c'entro? Io faccio il conduttore radiofonico. Ah, e su che cosa? Però tu. Su che cosa? Beh, ma allora se ragazzi, si chiede alla Meloni che deve non è un problema. No, ho detto semplicemente che se si dovesse chiedere alla Meloni ancora una volta di ribadire che è antifascista o comunque di un giudizio sul fascismo e antifascismo, allora anche altri dovrebbero dire che il comunismo è stato una merda. Alessandro da Massa Carrara, discorsi. Dimmi, Alessandro. Ciao, schiavo dimmi. Giuseppe. Sì, schiavo di che cosa? Schiavo di che? Di tutto. Sì. Allora, schiavo, ogni tanto tutto, essere schiavi dipende di che cosa uno è schiavo, Sì. Per mandarti il sangue al spino, hai detto che ti qualcosa ti fa mandare il sangue al cervello. Sì. Per mandare il sangue al cervello ci vuole un cervello. Sì. Punto numero uno. Ah, non c'è dubbio. E te non ce l'hai. Non ce l'hai, libero. Il sangue serve a renderlo libero, però. Il sangue al cervello serve ogni tanto a far fluire, fluidificare tutto, capito? Sì, bravissimo, ma ci vuole un cervello che te non hai, quindi ma il cervello comunque sangue? Ce l'ho, sarà atrofizzato, ma comunque ce l'ho, cretino, capito? Comunque ce l'ho. Se il sangue arriva al cervello, magari il cervello riprende a funzionare, no, imbecille? Dai, forza. Allora? Comunque, la questione è che tu continui a difendere sti fascisti. Io non difendo nessuno. Io non difendo nessuno. Sempre i tuoi padroni, perché e chi sarebbero i padroni? Dice cane con il padrone. Ma chi sarebbero i padroni? Identificali. Perché non tutti quelli ma non mi pare lavori, che sia chi sarebbero certo chi, sì, i padroni ma... i signori di Confindustria qui di Radio 24 del Sole 24 Ore sono i padroni, mica sono fascisti però i padroni dei signori della Confindustria. No, ma io non sto parlando di quello, sto parlando ad esempio. Ma tu con chi lavori che fai nella vita? Io il falconiere faccio nella vita. Il falconiere, ci sarà qualcuno che ti dà i soldi per fare il falconiere? Scusa, il falconiere vuol dire quello che istruisce i falchi sostanzialmente, no? Sì, faccio bird control. Ma sei dipendente? Il controllo degli uccelli fa. Qualcuno ti paga. Il controllo degli uccelli. Sei libero professionista oppure sei dipendente? Non certo, ho capito. Sono libero professionista. Qualcuno i tuoi padroni sono i tuoi clienti. I tuoi padroni sono i tuoi clienti. Sì, ma io sono uno schiavo di loro, l'hai capito? Ma che ci io sono schiavo di che? Una cazzata e dico: senti, hai detto una stronzata, appunto, imbecille. Gli dico così. Questo è credibile. Tra l'altro io leggo qua Cruciani fascio appeso. Che vuol dire fascio appeso? Peggio. Che vuol dire fascio sempre appeso? I fascisti vanno appesi. Oh, benissimo. Dunque io andrei appeso secondo te? Io andrei appeso. Li abbiamo appesi e lì li appesi. Fermo là. Adesso mi ricollego dopo con questo coglione di Alessandro. Non ho capito se volete rendere obbligatorio il fatto di portarsi il cibo a casa o volete per forza che il ristoratore fornisca voi di un piccolo contenitore. Voi siete fissati con gli obblighi, voi parlate dei fascisti, poi siete fissati con gli obblighi, volete obbligare il ristoratore ad avere la vaschetta, dunque a spendere. E poi scusa, non posso dire una cosa terribile portarsi la roba a casa, lo trovo una cosa terribile, non l'ho mai fatto ma in
vita mai? Mia. In America mai. Lo fanno tutti. E vabbè, in America tutti. Fanno le cose, ma che in cazzo America, me ne frega a me di quello che fanno in America? Ma se io non lo voglio portare un paese... il doggy bag, se io non voglio avere nessun doggy bag, io mangio le cose e se non mi va le lascio, non me le porto le a casa magari come le butti per terra a sfregio anche. No, magari, non le no? Ma figurati se bravo, le butto a sfregio, bravo, ma non, ma poi se qualcuno lo vuole fare, lo fa. Fare. Se qualcuno vuole uscire con la sghiscetta, con la busta di plastica terribile che ma peraltro spreca. Male. Dunque quelli che sostengono questa cosa sono pure, dicono pure contro lo spreco. No, c'è lo spreco delle vaschette, lo spreco della busta di plastica, c'è un sacco di spreco in più. Io se vorrei che è tu, meglio la monnezza, anziché, è meglio la monnezza. Anziché occuparti di questo, mi piacerebbe che tu mi facessi una discussione. No, o anche sul voto che ci sarà a Taiwan. Ma che me ne frega, tu dirai, ma chi se... lo giù, sapevo. Taiwan, Taiwan, bravissimo, bravissimo. Tai tua, no, ma Taiwan, Tai no, tua, Taiwan, tai ma vuoi sapere Walter... perché è importante no, giù, il voto di giù, Taiwan? Giù, non voglio nemmeno saperlo, Walter da Torino, Walter da Torino, poi c'è un grande collegamento con gli United States, già pronto. Allora parliamo già dello Yemen almeno, giù, di quello giù, che sta accadendo nel Mar Rosso. Me ne fotto, Walter da Torino, ovunque ci sono terroristi vanno distrutti e bombardati, questa è la mia cosa. Vai. Walter, dimmi. Ma quale collegamento? Ma stai zitto. Ma ancora che parli sei in quella trasmissione. Ma non ti vergogni. Chi vuole Walter? Chi è sto Walter? Ma non ti vergogni. Andiamo, sentiamo, sentiamo. Il doggy bag, chi si porta il cibo ah, da c'è ancora Alessandro, sì. Ma che te ne frega ma a te di quello schifo. Che penso io? Che faccio schifo cosa? Ma, cosa ma faccio schifo? Offendi gli altri. Chi offende? Lo vuoi portare? Sì. Portatelo. Lo vuoi ma portare a casa? Vergogna. Esci ma con no. La sghiscettina e col tuo pacchettino ma di plastica. Esci col tuo pacchettino di plastica dal ristorante. Esci col tuo pacchettino di plastica. Che fai poi? Consumi il giorno dopo per non sprecare, ma per avere il pranzetto pronto, oppure per io avere mi voglio ma portare il cibo a casa, portatelo, che avanto dal portatelo e portatelo. Il chi te lo impedisce? Deve avere la busta. Che vuoi fare? Deve, deve avere la busta, dunque busta. Sprecare. Dunque e la busta deve essere obbligato. Sì. Deve essere obbligato, certo, sì. Bravo, ma sempre gli obblighi, gli obblighi, gli obblighi, gli obblighi. Tu meriti di finire in disgrazia come so, quell'altro tossico che hai intervistato. Ah, poverino. Come hai detto, scusami? Come hai detto? Quell'altro ex tossico che beh, allora qual è il problema? Certo, quello va aiutato. Certo, tu non vai aiutato. Tu non vai aiutato. Tu non vai aiutato. Lui sì. Quante persone ha rapinato per pagarti 15 pere che ti faceva il giorno? Ma che ne sai tu della vita di Marco? Che ne sai tu? Vergognati. Tifoso, che sei per i terroristi israeliani. Ciao, che quelle genocidio. Terroristi israeliani. Questo tifo, passa dalla doggy bag ai terroristi israeliani. Ciao. Allora, da United States of America, nel suo grande viaggio americano, il direttore di un giornale, Andrea Ruggeri, da Miami a New York. Buonasera, buonasera, buonasera. Che succede? Ciao Zanzarosi, pure a Paparezzo. Ciao Paparezzo. Ma che adesso ma, ciao, ma cosa fai a Miami? No, è a New cosa York. Cosa fai a Miami New York. Ancora? Adesso è a New York. Ah, scusami, sono scusami, New York. Scusami. New York. Quando ti avanzano 5 minuti, quando ti avanzano 5 minuti, e avrai intenzione di tornare qui a lavorare, noi saremo ad accoglierti a braccia aperte. Quando ti avanzano, perché le vacanze di Natale sono finite parecchio tempo fa. Per continuo a percepire invidia e sopraffazione, caro Paolo Arezzo, come direbbe il brasiliano. Allora, però comunque, io doggy bag, doggy com'è la situazione a Nuova York? Non è obbligatorio, giustamente. Tu hai mai portato non un doggy bag e la bustina a casa con la cosa? Te lo sei mai portato? Non no, credo. No, caro Giuseppe, anche perché dovremmo insegnare ai nostri ascoltatori che chiamano e si sfogano che buona educazione è finire quello che c'è nel piatto, non avanzarlo. Sì, quindi non devi portarti a niente. Questo è vero. Tu però, diciamo, per una questione anche di gusto, non sei mai andato via da un ristorante con una piccola scatoletta magari di plastica o di alluminio? No. Contenente no, anche perché mi mangio una, tutto una, sì, adesso sei un po' più parco da qualche tempo a questa parte però tu sei comunque a New York ora sono le 13:21 quindi è ora di cazzo e devo segnalarti brevissimamente e devo segnalarti caro Babarenzu ti devo segnalare uno scandalo a cui ho assistito nella patria del politicamente corretto che a te piace tanto dove se fai un biglietto su American Airlines come ho fatto io l'altro giorno ti chiedono il sesso male, female, undisclosure, unspecified cioè, non ci credo sì, ti giuro, una roba pazzesca. E io ovviamente ho banalmente indicato che sono un maschio a cui piacciono peraltro le donne. Questo non è richiesto da American Airlines, ma comunque lo diciamo. Lo diciamo. Hai aggiunto tu appena. Aggiunto. Male, un loves, male, un loves woman, dovevi mettere accanto. Sai, in questo periodo. Who loves, io tutta. Metterei very much woman, very much. Vabbè, allora. A lot of woman, io aggiungerei anche. A lot of.
lot of. Dopo tutta questa pippa, uomo, donna, e lot of in the same time, aggiungerei anche, se mi permettete. Atterro all'aeroporto di LaGuardia, New York, e trovo due cessi, uno per i maschi e l'altro per le femmine. Fine. Beh, giusto, e allora, giusto. Scandalo, sì. No, scandalo! Ma dove pisciano quelli che sono sesso X? Dove pisciano gli undisclosured e gli unspecified? E se io oggi mi sento specified, mi sembra di capire... di capire che tu non sei favorevole al terzo bagno, mi sembra di capire. Allora, accanto a te c'è un signore. Come sarà la giornata? No, fermo là, che se ne frega della giornata di Ruggeri. Là, no, è interessante. No, sento molto affaticato dal lavoro. Accanto a lui, me l'ha detto oggi pomeriggio, un personaggio incredibile, grande ascoltatore di questa emissione radiofonica, non a caso, che si chiama Matrioska. Non so se mi può sentire il signor Matrioska. Matrioska? Buonasera. Ah, ecco, mi sente anche Matrioska. Benissimo. Matrioska ha 45 anni, è di Avezzano, se non sbaglio, è laureato in statistica, lavorava in maniera abbastanza seria in una società, credo, di statistica negli Stati Uniti, e adesso campa molto bene, giocando a poker e organizzando il poker per grandi società, amico mio. Quanto sei riuscito a guadagnare giocando a poker? Innanzitutto, tu sei una specie di stirato che ce l'ha fatta, di Filippo Champagne che ce l'ha fatta, diciamo la verità. Un medio che ce l'ha fatta. Allora, quanto hai guadagnato col poker fino adesso? Vogliamo dirlo? Col blackjack, poker, più di 20 milioni. Più di 20 milioni di dollari? 20 milioni in carriera. 20 milioni in carriera. Ma non è un esempio però da portare in giro come una Madonna pellegrina. Oddio, è uno che ha avuto fortuna. Rispetto alle tante storie, no, ma dico, rispetto alle tante storie che negli Stati Uniti il dottor Ruggeri ci poteva, con un minimo in più di fatica, ci poteva porci, avrebbe potuto portare una storia di startup, no, uno che ma gioca fa, per carità. Ma questo è un signore che fa 20, è solo col blackjack 20 milioni di euro. È una startup, a parte il fatto che questa è una startup, adesso ti spiegherà perché. Perché è una startup? Poi ti riporto anche. Dimmi perché è una startup, Matrioska. Innanzitutto, perché Matrioska? Perché ti chiamano Matrioska? Perché odio i comunisti. Ah, tu odi i comunisti? Odi i comunisti. Ma perché allora Matrioska? Che c'entra con odiare i comunisti, però? E poi perché ognuno di noi albergano più anime. Sì, sì. Tu non ho capito perché sei andato via dall'Italia? Ma perché è un paese di comunisti dove ti tassano tutto, anche un pentiero. Ma governa la Meloni, dove cazzo sono i comunisti? Che dice questo? Questo si è appena svegliato, te lo dico io com'è andata. Questo signore qui si è appena svegliato assieme al dottor Ruggeri. È appena atterrato da Las Vegas. Questo dorme 4 ore a notte. Io lo conosco da sono bambini perché è abruzzese anche lui. Scusami, Matrioska, abbi pazienza. Ti voglio chiedere una cosa. Tu sei bravo come hai imparato a giocare ai tavoli, insomma, blackjack, poker, eccetera, da bambino, tuo padre, eccetera? Ho messo a frutto i miei studi di statistica. Sì. E dopo le vicissitudini della crisi del 2009, sì, sono andato ad Atlantic City con questo nostro amico, sì, Francesco. Il personaggio galattico, ludopatico totale, Francesco. Anche tu sei un po' ludopatico, Matrioska? No, io sono professionista. Sei un professionista. Quanto puoi giocare a un tavolo tu al massimo? Un tavolo di blackjack o di poker, eccetera? Qual è il tuo gioco preferito? Ormai sono un external advisor di questi due casinos, sì, di Vegas, e quindi organizziamo. Organizzi i tavoli, diciamo. Organizzi i tavoli su cui prendi delle percentuali, diciamo. Questo è. Certo. Ma quanto hai vinto al massimo in carriera in una giocata tu una serata? Torno ai $380,000. 380.000 dollari, altro che. Però non è un esempio da diffondere, cioè non è, dice, un uomo che ha fatto impresa, è un uomo, ma è uno che ha creato, messo a frutto le sue conoscenze di statistica. A me sta simpaticissimo, a me per carità mi sta anche simpaticissimo, e gli voglio bene, e gli voglio davvero bene, perché come un fratello, gli voglio un bene dell'anima, guarda, però non è uno da portare a esempio come una Madonna pellegrina. Posso fare una piccola previsione. Secondo me lui accoppia due cose: i tavoli da gioco e la figa. Adesso giocherai pure in privato qualche volta, no? Sei anche un grande amante della gnocca. So che dirlo oggi è rivoluzionario, so che dirlo non va bene, so che dirlo è controcorrente, so che dirlo desta scandalo, ma si può dire chiaramente che tu sei un grande amante della figa oltre che del gioco o no?
Certo, sì, assolutamente. Amore, come sei antica. E poi il comfort del giocatore è fondamentale. Cioè, che il comfort dire? Perché? Beh, nei casino, per i grandi giocatori ci sono ogni comfort. Cioè, tu dici che nei grandi casini, nei grandi casini, tu dici c'è sempre una prostituta o una donna a disposizione? C'è sono diversi amenities. Diversi amenities, diciamo così. Diversi i grandi comunque, ospiti del direttore Andrea Ruggeri, i grandi ospiti internazionali. Papa Renzo, comunque l'ho visto, mi hai mandato una foto in cui sta in pelliccia questo qua, gira in pelliccia. No, quello è un altro idolo locale che è Fabrizio Brienza, non facciamo confusione. Detto ciò, io vedo dopo peraltro. Cioè, la carriera di Matrioska comincia da giocatore, lui diceva che conto ogni viaggio che faceva da 5 a 15 mila dollari, con un picco massimo di 380 mila che ti ha raccontato prima. Adesso lui che cosa fa però? Organizza per i casinò queste trasferte di grossissimi giocatori da tutti gli Stati Uniti che in volo privato vanno al casinò. Lui li porta, organizza il tavolo che a montepremi che varia tra 20 e 50 milioni di dollari. Cioè, quanti soldi hai visto giocare al massimo Matrioska? Beh, 50 milioni il 50 milioni in un montepremi, ragazzi. Matrioska, la prossima volta che passi a Roma, a Milano, devi venirmi a trovare per forza. Ciao ragazzi, fermi tutti, fermi tutti. Vai. La roba incredibile che quel Gatti, come si chiama, fa ribaltare nella tomba Berlusconi. Lo spazio ce l'ha perché è un sepolcro sacro bellissimo. Berlusconi sempre numero uno, anche da morto. C'è la villa anche come tomba. Fa ribaltare nella tomba con sta stronzata del doggy bag, ma vai a fare il culo. Quella è tutta roba che va lasciata ai lavoratori. Cazzo mangi i lavapiatti. Io ribadisco che non volevo neanche lo stipendio, quando volevo lo stipendio, dice, ma che cazzo me ne faccio? Tanto porto a casa il vino e porto a casa a mangiare. Io ero già a posto. Questa stronzata la doggy bag, non mi tolgo dalla testa. So se ce l'avamo io e i Zuff, ci leccavamo i baffi quando arrivava gente come Cruciani, come Porro. Ale, qua rimane, tanto quell'altro era musulmano e non poteva bere, quindi vino tutta a casa mia. Cercavo delle nadre, prendevo a UFO, a sbaffo, mamma mia, doggy bag dei miei coglioni. Matrioska, perché ti chiami Matrioska? Perché odio i comunisti, signor Matrioska. I grandi ospiti portati in questa trasmissione dal signor Ruggeri, i grandi ospiti, le grandi inchieste fatte in America da Ruggeri. Ora dimmi tu, noi abbiamo mandato negli Stati Uniti, noi il riformista ha mandato negli Stati Uniti. Ma no, per i cazzi suoi, dai. Che farà dei rimborsi a piedi lista di 15 giorni che è là per fare un'inchiesta nella quale porta in una trasmissione un signore che si chiama Matrioska e che dice che odia i comunisti. Ma secondo te è un'informazione importante che ci ha dato il direttore editoriale? La cosa interessante è che ha detto che c'è un signore che guadagna milioni e milioni di euro giocando ai tavoli di poker in tutta l'America, italiano, dire, ma italiano. Per sapere questo, per fare questo, abbiamo bisogno di mandare una persona negli Stati Uniti per 15 giorni che durante il giorno si fa i cazzi suoi, chissà con chi, un giorno lo diremo, con amichette e amichetti. Allora, Giordano e poi la contro sera Renzi, si collega bello, 3 aspetta. Minuti. Sì, la sera si collega 3 minuti da New York per dirci che c'è il signor Matrioska. Ma ragazzi, a me pare uno spreco di risorse incredibile. Giordano mandare il direttore responsabile del Renzi, appunto. Lì. Giordano contro Renzi, vai. No, sono totalmente d'accordo in quello che ha detto. Io sono convinto, l'ho detto subito, che l'onorevole con la pistola si deve dimettere dal Parlamento. Se ha un po' di dignità, credo che sia necessario fare il massimo della chiarezza, perché c'è bisogno di chiarezza politica, c'è bisogno di credibilità della classe politica e non è possibile tollerare nessuna commistione. Con che credibilità Renzi dica tutto questo? Con che credibilità dica uno che nel 2016 ha detto che abbandonava la politica? Uno che, come sta venendo fuori oggi nei dossier della Guardia di Finanza pubblicati
mandati al Copasir e pubblicati in questi giorni, va in giro per il mondo a fare il piazzista, non solo le consulenze, le collaborazioni strapagate, tutto legittimo, ma che credibilità ha? Mario Giordano ha inanellato una serie di frasi false che sono imbarazzanti persino per un recordman delle frasi false come lui. E lo dico mettendo in ordine. E quali sarebbero le frasi? Primo punto, con quale credibilità parla? Giordano, con quella di uno che qual non spara. Scusi, qual è scusi, la Giordano. Falsità? Mi dica scusi, qual è la falsità. Guardi, Giordano. No, mi dica, lei ha accusato di lei. Che falsità. Mi dica qual è la falsità. Giordano. Per non è vero che va in giro per deve. L'Italia a fare... Allora Mario, Giordano, sentiamo sua, che cosa dice la sua insistenza capito, ma... non toglie no, di una sentiamo. Virgola il fatto che io ho il dovere e il diritto di risponderle. Per cui se lei è così garbato da tacere per 40 secondi e ascoltare, forse arriviamo in punto. Allora, se lei invece vuole soltanto tutta. Fare lo show, lo faccia falsità. Da solo. Mario Giordano parla di credibilità. Io non ho sparato a Capodanno. Io non porto le pistole a Capodanno. Mettere sullo stesso piano uno che rischia di uccidere un uomo e che porta le pistole al veglione di Capodanno è una cosa, a mio giudizio, ridicola. Bambini che so però che devono rischiare. Voglio farle. Parlare, perché quando allora. Dice una cosa contraria alla Meloni, arriva il killer su commissione. Ma non è un killer su commissione, Mario. Non glielo permetto. Killer, lei prendi i soldi da Italiagole. Lei prendi i soldi da Italiagole. E killer non la dice la parola. Perché i suoi amici, i giornalisti li andiamo ammazzano. Avanti, vai. I suoi amici, i giornalisti li ammazzano. I suoi amici. Sta parlando Giordano, di credibilità noi abbiamo iniziato parlando di però, credibilità Mario, della politica io sono le promesse stato, non hanno le dichiarazioni che poi non sono state ma Giordano ha col mandato siccome gli ha fatto girare le scatole la notizia di oggi che sulla storia delle armi c'è qualcosa di nascosto gli hanno detto vai Mario vai e picchia ma allora, come lottano Mario Giordano come lottano ragazzi come lottano signor Giordano. Vai e picchia, dice Renzi, vai e picchia. Alberto, provincia di Modena, vai, dimmi. Pronto, mi senti? Sì, dimmi. Sì. Io ho sentito l'intervista che hai fatto l'altra sera con Capezzone. Sì, signor Capezzone. Era ospite qua, intervista, non esageriamo. Abbiamo chiacchierato con Capezzone. È direttore editoriale del quotidiano Libero, uno dei direttori del quotidiano Libero, diciamo, no? Ok, d'accordo. Perché ne ha tre. No, giusto? due. Feltri è andato al giornale, forza, andiamo. No, tre però, scusami, secchi. Intervista molto melenso. Capezzone e Senaldi. Sì, ma non c'era nessuna sdolcinata, cretino, dai, forza. Nessuna domanda che possa mettere in difficoltà del tipo come mai il giornale Libero prende 4 milioni di euro di finanziamento pubblico? Ma non lo pubblico? So, ma non lo, io sono contro perché... il finanziamento pubblico ai giornali, ok? Sono contro allora, il finanziamento pubblico. Tutti i finanziamenti io sono contrario. Ma che c'entra lui? Ma mica li piglia lui i soldi? Miei, ma non so manco se li prende più miei. Libero se li prende secondo me non dovrebbe prenderli questa è la mia idea no, li prende 4 milioni assodato è sbagliato uno si deve mantenere sul mercato allora, Mario provincia di Chieti andiamo avanti dimmi Mario dimmi Ruffiani sì. Dimmi Mario oh, Ruffiani. Lecchino sì forza Lecchino Ruffiani com'è forza. Il fatto io voglio buttare cibo no, non ho detto che si butti il cibo voglio il mio cibo io lo prendo e lo butto dentro l'immondizia tu pensa poi uno se lo vuole ma portare una merda di uomo e perché qual è il problema la gente muore di fame che devo fare che cosa devo fare uscire dal ristorante dal ristorante e darlo ai clochard può darsi che sia una buona idea io non lo faccio passassero dai ristoranti la sera a fare una raccolta cibo per darlo ai barboni benissimo non mica glielo voglio impedire non sei popolare con queste cose dici delle cose sgraziate a legiferare per questo obbligare ma che legiferare non c'è nessun obbligo non sei popolare obblighi il secchio dell'immondizia dell'umido del ristorante deve essere vuoto
vuoto. Marco da Bologna, vai a casa, a casa, a casa, Marco da Cruciani, 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 ascolta, tu a correre sei scarso, non sei capace. Io ti ho visto correre, sei vabbè, di che dobbiamo parlare, Marco? Con le donne, con le donne non Michele da Bari, giù Marco, Michele da Bari, Michele da Bari. Dimmi Michele, dimmi. Michele? Oh. Dimmi Michele. Sì, è Cruciani. Sì, dimmi. Il celebro adesso, finalmente. Oh, ma questa sera veramente mi state facendo divertire moltissimo. E sta cambiando il clima, ma ragazzi. Quale clima è cambiato? Cambiato il paese, sta cambiando quattro il paese. Coglioni, dai. Dimmi. Non ne possono più. Sei proprio una merda, ruffiano, invertebrato. Ma su che cosa? Su che cosa? Dimmi un argomento, dimmi una cosa. Tu di contro me ne fotto, me ne frego, me ne sbatto, me ne... di tutti, di... che cazzo sei nato a fare? Ma da che utero questo... sei uscito? Da quello di mia madre. Non lo sapete. Da quello di mia madre. L'unico rammarico che c'ho che non ti sei trovato su quel barcone dove ci furono 360 morti. Ah, dunque ti auguri la morte, ti auguri la morte di quelli, ti auguri la morte di quelli. Dunque ti auguri la morte di quelli. La tua. Ma Michele, guarda che tu puoi augurare giù un attimo, aspetta, non chiudetelo. Michele si può augurare tutta la morte che vuole, la morte di chiunque, anche la mia. Io non lo querelerò, non ti preoccupare. Uno si può augurare la morte, va benissimo augurarsi la morte di qualcuno. Se ti dà soddisfazione augurarti la mia morte, ma per me, se tu sei soddisfatto ad augurarti la mia morte, io ti abbraccio fortissimo. Io temo che arriverà prima la tua. Ho un piccolo presentimento. Un piccolissimo presentimento. Ah, non parlare. Che faccio? Sono pagato per parlare. Sono pagato. Vattene a fanculo, vattene, Ruffiano. Ciao, Michele. Ciao, ti abbraccio. Un bel clima. Ecco noi, Popolo della Famiglia, l'unico consigliere del Popolo della Famiglia in tutta Italia, credo. Oh, Mirko De Carli, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera. Grandissimo, buonasera. Mirko De Carli è un uomo, un ultracattolico, Io sono un cattolico conservatore tutto d'un pezzo. Ma è soprattutto una persona che ha molto poco da fare. No, che molto poco da fare. Come Parenzo, che adesso è sul divano probabilmente. Sì, Parenzo però lavora, bisogna dire una cosa, Parenzo lavora, su questo non c'è dubbio. Allora, dottor De Carli, lei fa l'assicuratore innanzitutto, dunque non è che non lavora, fa l'assicuratore. Esattamente. Bisogna assicurarlo alle cazzate che dice, questo bisogna farlo, assicurarlo. Sono già assicurato anche a quelle, caro Parenzo. Scusi De Carli, secondo lei il ruolo della donna nella società qual è? Prima di tutto fare la mamma. Come bisogna che tornino le nostre donne ad avere voglia di diventare mamme. Ma scusi, lei mi ricorda, mia mamma è contenta di essere mia mamma, la mia nonna era contenta di essere la mamma della mia mamma. Possiamo avere delle donne contente di essere mamme? Lei preferisce la donna mamma o la donna nonna, insomma la donna madre alla donna lavoratrice? Questo la donna lavoratrice è una scelta, la donna mamma è una condizione umana. La donna è fatta per essere mamma. Se non ci sono mamme, noi che stiamo a fare qua. Capito, ma lei non dice, ci siamo né io né te, lei dice, né parenzismo. Siamo andati troppo al di là con i compiti affidati alle donne, no? Con questa famosa parità. La famosa parità. È una cazzata la parità. È una cazzata. È una conquista. Se una donna è brava, fa la mamma e può anche fare carriera, ma non puoi dirle lavoro e non fare la mamma, perché questo è il recatto che lei dice, detto. La parità è una è un trucco, la parità è una presa per il culo. Ma come una presa per il culo, che vuol dire? Perché le hanno venduto un lavoro a Zara. Ma scusa, perché non va a lavorare tua moglie e tu ti occupi dei tuoi figli? Euro, okay, ma chi l'ha devono detto fare che le mamme, devi lavorare tu? Devono pagare scusami. Una signorina a casa con i soldi con cui fanno le schiave da Zara. Allora io preferisco che stanno a casa a fare le mamme e sono libere di godersi il loro figlio. Ho proviamo capito, a dirglielo. Ma la schiave da Zara fanno le lavoratrici da Zara, ma non le schiave. Ma che lavoratrici a 600 euro? Ma Zara mica, non sono degli schiavi, ma sono degli schiavi. Delle schiave. Ma poi, non ho capito, oggi, scusa, ma in quei negozi sono schiavi da Zara. Ma non è vero, ma perché non può stare lui ma a non casa. Si permette di dire queste cose contro delle multinazionali che sono importantissime. Ma mi permetto. Gente che dà lavoro, gente che lei sta dicendo che tipo di lavoro? Ma ho capito, mica sono degli schiavisti questi qua. Ma non ho detto che sono degli schiavisti, ho detto una donna che si è costretta ad andare a prendere 600 euro a Zara per pagarsi il mutuo, altro non è una condizione di libertà, perché non può fare la mamma. Cosa perché? C'entra Zara? Ma Zara paga gli stipendi come tutte le altre società, quelle che sono previste dalla legge. Non no? Vuoi capire il concetto? Tu, come al è solito, sei comunque, davanti vada al tuo bicchiere di vino, scusi, da 15 euro di sorso cazzate, e vivi in un mondo parallelo. Non conosci i problemi di dire di chi cazzate in marciapiede, alla radio. Hai vada capito? A casa, hai si occupi dei suoi figli e sua moglie la faccia lavorare. Prova a chiedertelo. Non ce l'ha. Scusi, ma è lei un uomo che porta il passeggino? Lo vede bene o lo vede male? Ma io non lo porterei
lei, però se lo vuol portare può portarlo. Perché non lo porterebbe? Perché non lo porterebbe? Perché non mi piacerebbe portarlo. È una condizione degradante dell'uomo. No, non è degradante, non mi piacerebbe. No, non è sposato. Me l'hai già chiesto, Parenzo, 100 volte. Tu sei ebreo e hai tanti figli. Ascolta, questo sfigato qua non ha figli, non è sposato, non ha mai visitato l'azienda che noi abbiamo visitato più volte. Quindi anche un prete non può parlare del matrimonio perché non è sposato. Questa è la tua retorica. E parla di perché non lo vuole nessuno, sto stracciacazzi qui. Ma tu che cavolo ne sai della vita privata? Tu vuoi sempre fare la morale agli altri. Non hai nessuno, ma non hai figli. Sorge spontanea la domanda, figlio, no. Che per me è spontanea, no. Perché io la cosa ti conosco. A te piace la figa oppure pisella? Mi piace la figa, grazie a Dio. È solo la figa. Oppure. No, vabbè, adesso precisiamo. È a lei che non piace lui, però. La differenza è che però a lui piace, ma non è reciproco, solo a loro non piace lui. Non è vero, non è vero, non è così. Allora, dunque, ma no, se no non saresti qui alla radio, saresti con qualcuno, invece siccome non hai nessuno, sei uno straccia cazzi. Sono qui alla radio perché mi hanno chiesto di essere qui alla radio, Parenzo. Ma nessuno te l'ha chiesto, purtroppo lo chiedono anche a te, purtroppo. Allora, fermi, pausa. Oh no, she's not a secret now. Allora, voglio chiedere a Mirko De Carli, dopo questo primo assaggio, voglio chiedere anche, sappiamo che è antiabortista, che vorrebbe punire, anzi considera l'aborto un omicidio, considera le donne che abortiscono addirittura da mettere in galera, no? Da mettere in galera o no? Vanno punite, assolutamente. Punite come? Galera, adesso no. E come? Però una donna che sceglie di abortire è una donna che commette un omicidio. Ho capito, allora quale punizione adeguata, vedi, per una che abortisce? Dobbiamo creare le condizioni perché non abortisca. Questo lo dicono tutti, però se uno abortisce poi che fa? Cioè, se fosse lei ministro... Se io fossi ministro farei tutti i modi che le donne non abortiscono. E uno abortisce lo stesso. Dunque... Abortiscono, punisce una condizione. Ci deve essere una sanzione. Sanzione di che tipo? Assolutamente. Pecuniaria, una sanzione pecuniaria o penale. Addirittura. Certo. Che vergogna. Assolutamente. Che ma non è uno schifo. Ma tu, ragiona, Parenzo. Usa la testa invece di ragliare. Se ma hai una creatura e la fai morire, che cosa ti dice il codice penale? È un omicidio oppure no? Quello non è un omicidio. È un grumo di cellule. Devi finire. Allora, si deve assumere la responsabilità l'adulto di quello che fa. Allora, c'è una senatrice o deputato di Fratelli d'Italia che ha detto una cosa sul ruolo della donna che ha suscitato scandalo e in questa prima settimana abbiamo fuori tutto. Brava. Sentiamo. Un elemento che mi veniva spesso ricordato dalla mia mamma. Mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia, io volevo fare politica a 12 anni. Ce l'ha fatta, tu quindi è riuscita. Devi ricordare sempre che hai l'opportunità di fare ciò che vuoi, ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta. Questa è una cosa che anche noi donne della mia generazione di 46-47 anni dobbiamo ricordare alle nostre figlie, perché ahimè, se no, il rischio che si ingenera è che in nome di questa realizzazione professionale, che io auspico, però non dobbiamo dimenticare che esiste la missione, la vogliamo chiamare così, perché io penso che sia una cosa bella, di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini, i futuri italiani. Noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni, la maternità a diventare di nuovo cool. Cioè noi dobbiamo far sì che... Ma uno può dire che l'aspirazione massima deve essere quella di essere mamma, ragazzi. Ma di che caso? Ancora con sta cosa della missione? Non siamo più nell'Ottocento, caro. Ma che c'entra? Non siamo più nel Medioevo. Ha detto finalmente una cosa di buon senso. Ma, dai, ma questa su. È l'eroina. Ma dirlo. Che eroina? Lei ha detto una cosa, è stata massacrata. L'istante dopo hai sentito tutte quelle belle donne che vanno in TV, anche nella trasmissione di La 7, a dire: ah, ma lei non si deve permettere. O come non si deve permettere? Certo. No, ma quella infatti perché è l'opinione. Perché non si deve io? Permettere? Ah, no, ma per allora, no, lei ha detto finalmente una grande devastante. Verità no, devastante per te devastante. Perché Parenzo, come al solito, vuoi sempre imporre io il diktat per la scelta delle donne no, non sei per la scelta perché oggi non sono libere di scegliere di fare le mamme, ma chi te l'ha detto? Punto. Ma non è vero, non ci sono nelle condizioni culturali. Vabbè. Nelle condizioni sociali il Papa, dai. Che benedice le coppie gay, che dici tu? Non mi piace. Ah, non ti piace non il Papa? Mi piace. Non mi piace, frega, non mi piace il tuco. Non mi piace il tuco, parliamo del tuco, perché è lui quello dei cazzi dritti,
il pile. Ma mi piace perché non posso benedire, cioè dire bene una cosa che per me non è buona e che la dottrina della Chiesa dice che non è buona. Ma chi è lui per dire cose buone? Ma non è buona, ma lo dice la dottrina, lo dice il Vangelo, lo dice Matteo. Cioè cosa sono, peccatori? Come si, come è una condizione non naturale, è una condizione che non va bene, è una condizione contro natura. Ah, dunque il Papa, contro il Papa natura. Dovrebbe dire che il sono Papa contro natura. Cioè, ha fatto una cosa che secondo me se ne è reso conto dopo, si insegna che è una cosa che non andava bene. Hanno scritto una spiegazione che è una fac, è una super cazzola che hanno pubblicato qualche giorno. Stai criticando il Papa, stai criticando il Papa. Posso permettere di criticare? Il signor Bergoglio. No, è infallibile. Secondo la vostra azienda, nessuna azienda, la vostra struttura, la vostra azienda. Io faccio parte di quella comunità, tu no. E lì no, e quindi porta rispetto, perché quando voi ebrei che c'è l'infallibilità del Papa, voi rompete i coglioni al mondo intero. Dice, io non rompo niente a nessuno. Ti sto ricordando che secondo il tuo credo c'è l'infallibilità del Papa. Quindi io, se non sono d'accordo, cosa devo fare? Io dico che quella nello specifico per me è una super cazzola. Secondo te una coppia gay non dovrebbe frequentare la Chiesa? Può frequentarla, sono libere persone che possono andare a messa, ma non si può benedire, cioè rendere benedetta una cosa che i testi sacri della Chiesa riconoscono come un peccato. Secondo lei è un peccato carnale. Comunque mi scrive Pasquale, grande violoncellista, mi scrive Pasquale, se uno non crede fa quel cazzo che vuole. Grande violoncellista che mi dice: ma lui, ma dia questa testa di cazzo. Beh, questo l'ho aggiunto io. Lui non lo scrive, lui non lo scrive, lo dico io questo. Ma lui, però, secondo me il sottotesto è questo: ma lui è il primo a non permettere ad una donna di essere madre se non ha figli, e quindi sei tu il primo, poveretto. Ma quindi io la devo obbligare nessuna, ad avere figli. Giusto? Non avendo trovato nessuna che ti vuole, non avendo trovato nessuna che ti vuole. Torniamo sugli omosessuali. Ma ne ho avute troppe. Perché la questione, la questione è molto seria. È stato nominato adesso un premier francese, però in Francia un premier omosessuale. E beh, qual è il problema? Non ho capito. Omosessuale, possiamo dirlo. È un problema. È una notizia. È un problema, secondo te? No, è un problema. Io, se fossi un francese, mi porrei dei problemi. Addirittura. Assolutamente. Ma tu lo vorresti un premier gay in Italia? No, non lo vorrei, mi batterei contro. Se ti batteresi contro il fatto che, come ho detto, la grande notizia quando la Schlein è stata eletta non è che era una donna segretaria del PD, ho detto una lesbica segretaria del PD. Ma ho capito, ma chi se ne frega se una è lesbica, gay? Perché personalmente ha già detto che vorrà mettere a tema l'agenda LGBT sti cazzi, come la chiamiamo qui, che è un'agenda maledetta e perversa. Di maledetto ci sei solo tu, caro Parenzo. Io ho contato tutte le parolacce con cui mi hai evocato negli mesi e negli anni, quindi tu sei un maleducato, non io. Ma scusi, io dico che lei è francese, francese per me è un cancro. Ma andrebbe curato? Andrebbe assolutamente combattuto politicamente. È una persona che ha dei problemi. Ah, perché ha dei problemi? Tu hai dei problemi, però non hai neanche una donna che vuole fare un figlio con te. Il tema che pone della condizione omosessuale come punto d'orientamento per la politica francese. Ma chi ha detto? È un dramma, l'ha detto lui. Ma che dai. L'ha detto lui, non lo dico io. Ma posso dire che qua l'unico che dimostra, l'unico che ha dei problemi è lui. L'unico che ha dei problemi è lui. Ma quanti sono gli italiani che la pensano come noi? Fatti la domanda, cioè che sono contro natura gli omosessuali. Lo 0,3%. E dunque l'Italia non merita un premier gay? No, non lo merita e mi batterò perché non ce l'abbia. Però scusi un attimo, ma c'è un altro elemento. Lei è un assicuratore, no? Lei è un assicuratore. Vorrebbe mai lavorare fianco a fianco con un omosessuale? Te l'ho detto, no, non me la sento. Ci sono stato con fianco degli omosessuali per qualche giorno. Sinceramente ho delle difficoltà a poter lavorare a fianco a una persona omosessuale. Lo posso dire, siamo liberi? Ma sì, per lei lo può dire, per carità, la sua cosa. Libri, ma sei un razzista schifoso. Ma mi fa schifo. Non mi fa schifo. Sei omofobico. Ma mi dà fastidio. Sei un omofobico. A lei dà fastidio il fatto? Mi dà fastidio. Cioè, se lei lavorasse accanto con un omosessuale, darebbe fastidio. Vedere un omosessuale sei un omofobico, schifoso. Sei uno schifoso omofobico, posso dirtelo. Anche schifoso. Bravo, perché non è possibile dirlo. Schifoso. È un libro professionista. È un libro professionista. Lei ha una sua azienda. Ma non è un libro imbecille. Ho una mia attività autonoma. Lei ma quale attività che fabbrica idiozie? Lei un fabbricatore di collaboratore. Idiozie. Personalmente per me sarebbe un problema assumere un collaboratore omosessuale. Posso dirlo? Altra discriminazione. Posso reato? Dirlo? Questo è un reato. Posso scegliere altra io discriminazione. Che sono il titolare della mia attività. Come fa a scoprire che se uno è omosessuale o no? De Carli. Uno che dice che non assume omosessuali sta commettendo una discriminazione, quindi un reato.
Ma come fa a riconoscere? Come posso scegliere lei se voglio una donna o un uomo? Non è che gli chiede se uno lei, scusi, lei è gay. Ma lo vedo io, sarà una valutazione che faccio io. Posso non vedi niente, tu hai commesso una notizia di reato questa. Io ma va benissimo, beh, vai a denunciarmi. Luciano. È una notizia di reato. Uno che dice liberi che seleziona i propri collaboratori in base alla sessualità. Uno che dice che seleziona i lavoratori in base alla propria tendenza sessuale, commette un reato. Appunto. Un omosessuale è posso un dirlo bene, siamo è una censurati in Italia nel dire libero non pensiero. Siamo censurati, è una discriminazione. Ma tu vuoi imporre a me la cosa che io non voglio? Luciano, io sono contro le discriminazioni e contro le teste di cazzo. Quindi sei contro te stesso? Luciano, dimmi. Allora, come si chiama quel signore? Il signor De Carli? De Carli, no, non si chiama De Carli, si chiama testa di cazzo. Tre parole. Sono Luciano da Roma, che ha il doppio cognome. Anni non ho mai sentito in così pochi minuti una serie infinita di stronzate, esatto, di cazzate. Bravo. Tutte insieme. Io non vorrei dirti che sei un coglione, De Carli, però vabbè, secondo però, me adesso, non ci limitiamo a questo. Qual è la tua critica, Luciano? Le critiche sono molteplici, perché dimmene una. L'ultima che stavo dicendo, che lui non lavorerebbe, è sua, ovviamente può scegliere di non lavorare accanto a un omosessuale, sono cazzi suoi. Però intanto è rimasto al Medioevo, cioè voglio dire, siamo nel 2024, De Carli, uno va giudicato solamente se è bravo o non è bravo, non se uno gli piacciono le donne o gli piacciono gli uomini. Saranno una valutazione mia, ho capito, però uno non è che può dire come fai a riconoscere uno che anche che lavora accanto a te se è omosessuale o no. Ma cioè, siamo oggettivi, lo riconosce come De Carli. Io sono eterosessuale, non mi vergogno a dirlo, però devo dare una brutta notizia che praticamente nella storia dell'umanità la maggior parte delle persone importanti e artisti e di valore erano tutti omosessuali. Ma questa è la grande, mi dispiace per lei, la favola che c'era Socrate stesso. Che mandano sui giornali avrà avuto un omosessuale, magari è rimasto. Ma io non ho detto che sono mi fanno schifo. Io ho detto se posso scegliere, non lo voglio. Sì. Posso essere libero di sceglierlo? Certo. Allora, fine. La tua critica non sta in piedi. Punto. Allora, fermi tutti. Allora, il presidente del Burundi, come sappiamo, dice che il Satana è quello che ispira l'omosessualità. Secondo te è così un po'? Sì, c'è un elemento di peccato che è alla base, ovviamente, per quanto riguarda il credo cristiano, di Satana. Però li vuole lapidare pure. No, sulla lapidazione sono assolutamente contrario. Però ho capito, la premessa è che c'è Satana dietro, però. Personalmente è un peccato, e quindi personalmente da cristiano ritengo quella condizione sbagliata. E dunque c'è lo zampino di Satana. C'è lo zampino di Satana. Grazie. Da qui alla lapidazione, grazie, no. Grazie pure. Grazie. Fermi tutti. Grazie, ragazzi. Ma. Luciani, tu c'hai ragione, il politicamente corretto ci ha distrutti tutti. Infatti io voglio avere la libertà di dirti che sei proprio un gran coglione. So tre giorni che è ricominciata la trasmissione, c'hai frantumato il cazzo col doggy bag, col diritto all'ignoranza del signor Arbano, coi saluti romani fatti da qua copia patetica d'arma da Brancaleone che stava all'Appio Tuscolano. Ma due paroline sul suocero e sul cognato del signor Matteo Salvini, che sono rimasti in mezzo ai impicci e tangenti Anas. Le vuoi tirar fuori o no? Visto che ci hai scorticato i coglioni per settimane quando si trattava di tirare secchiate de merda al signor Abubacario Sumaoro per colpa da moglie e da suocera. Ma perché stavolta ci stanno annessi e connessi alla famiglia dei Salvini? Te stai a fa un'altra volta i beati cazzi tua? Comincio a pensare che te mette paura la cacarella dentro le mutande, eh? Sei proprio un fanfarone, scegli sempre il cavallo sbagliato. Voglio dire a questo gentile ascoltatore, caro David, che non è che non parlo di questa vicenda, è che mi annoia. Sono annoiato. Tant'è ti annoia che tutto ciò che mette in discussione i tuoi punti di riferimento, ma i tuoi amichetti, Dario? Le tue amichette. Ma che c'entra ancora con sta storia di Sgarbi? Ma figuriamoci, organizzeremo. È molto più facile
Però guarda, questa volta non passi, perché è molto più facile parlare di Abubakar su non passi su questo, perché è molto più facile fare i giochini su Abubakar su Maora, cui avete fatto un culo come una capanna per una persona che non è neanche indagata, neppure indagata. È un silenzio che urla che urla, io lo sento tutti i giorni, un silenzio che urla urla rispetto a tutti i casi che riguardano esponenti autorevoli e autorevolissimi del governo, su cui io non vedo trasmissioni di della quarta rete, la chiamo quarta rete, non vedo neanche riferimenti da parte della trasmissione della Zanzara di Radio 24, neanche la parola Santanché qui non viene mai pronunziata, mai, c'è un silenzio, e parlate di Sumaoro che non è neppure indagato. Ma chi parla? Ma io fossi in Sumaoro, ma vi porterei via anche il traliccio della radio. Io fossi in Sumaoro, io vi porterei via anche il non della Radio 24, per carità di Dio, lunga vita, ma il traliccio della Zanzara, il traliccio della la regia della Zanzara, io prendo e la smonterei pezzo a pezzo, la porterei via. Danielina cara, ecco appunto. Sì, andiamo ad accertarci poi chi parla di Danielina cara, Danielina cara, Donzelli caro, quello caro, maledetti, quell'altro caro, come Salvini disse caro. Una volta, come disse una volta il professor Tony Negri, che adesso è morto da poverino da Parigi, il capitalismo miete morti, maledetti, maledetti, maledetti. Un urlo strepitoso fu quello di professor Tony Negri. Ecco, io uso quel motto di Negri, quel maledetti, maledetti, maledetti nei vostri confronti. Maledetti, maledetti. Allora, te la ricordi Ornella Mariani? La mitologica Ornella Mariani? Amico mio, sta tornando Ornellona. Ma non è che sta tornando, sei tu. Non sta tornando. Dici, sono io che non sta tornando tornare. Per niente. Sei tu che la fai tornare, ma nessuno si pone il tema. Non è che la gente si sveglia la mattina, non è che il presidente Cairo si sveglia la mattina e dice: ah, guarda, vediamo, sta tornando. No, non se ne fotte, giustamente. Ma non è che il presidente di Radio 24, l'amministratrice delegata, l'amministratore si sveglia è la mattina. Ornella Mariani, No, la mattina. Non è che la concessionaria di pubblicità di Radio 24 la mattina sveglia e dice: sta tornando la Mariani. No, tu la stai facendo tornare perché tu le dai spazio, quindi il criminale sei tu, maledetto, 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 per dirla alla Tony Negri. Ornella Mariani, tu citi Tony Negri, che è stato protagonista di una stagione buia, nefasta della politica italiana, e tu invece hai fatto una fotografia, lo hai rievocato con una fotografia sorridente accanto al cattivo maestro, ma lasciamo perdere cose del passato. A casa sua, a Parigi, Ornella Mariani a casa sua. E l'OMS, andiamo sull'attualità, il pericolo, che sta succedendo all'interno dell'Organizzazione Mondiale? Un cazzo. Niente. Sta succedendo niente. Senti, un cazzo. Senti. Ti rispondo io. Se mi chiedi, ti rispondo io. Non c'è bisogno. Senti la Maria. Sotto il silenzio complice e sconsiderato di questo governo, in queste ore, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta decidendo il nostro futuro e soprattutto sta trasformandosi da organismo sanitario in organismo di governo sotto la accorta regia di Bill Gates e dei Rockefeller. Bill Gates e i Rockefeller stanno pianificando il governo del mondo tramite loro, ma non ce l'avevano già. Ecco, peraltro non ce l'avevano già secondo costoro. Sì, ma lo pianificano in continuazione. Quindi non sta tornando. Lì a cioè i Rockefeller e il Bill Gates, come dice lei, stanno pianificando ogni giorno il controllo del mondo che già dovrebbero avere. Cioè in teoria, no? Perché la teoria è che tesi è che ce l'hanno già, però ogni giorno stanno lì a pianificare. Ma la colpa non è di questa poveretta, la colpa è solo la tua. Questa poveretta qua delira e va bene, ma se non ci fossero le persone che propalano, vuol dire diffondono. Senti ancora, ti prego, sì, lo sappiamo che significa, non siamo mica ignoranti, siamo un po' ignoranti, ma sai, non del tutto. Propalano, tu sei un propalatore di merda. Senti. Beh sì. Decideranno cosa e come affrontare una pandemia già pianificata, organizzata. Sono loro che stanno pianificando dittatura globale. Ma scusa, io non ho capito, la dittatura c'è o non c'è? O la stanno ancora pianificando? Perché questo pure è curioso, domanda, però. Cioè, una buona domanda. Dai, forza! L'alienazione della libertà.
con conseguente alienazione delle nostre libertà, obblighi di inoculazione, veti per chi dovesse opporsi, un passo in più, sta dicendo, di viaggio, un passo in più, interventi sul nostro conto corrente, una cessione assoluta della nostra sovranità. Il terrore del governo dell'OMS. Joseph da Siracusa, vai Joseph, dimmi. Joseph. Ciao David, ciao testa di minchia. Sì, sì, sono qui. Joseph, dimmi. Ciao testa di minchia. Ascolta, io intanto auguri di buon anno. Io sì, in questi due giorni ho riflettuto su quello che ho sentito uscire dalla tua bocca di merda e sono rimasto sconvolto da due cose. La prima cosa, il silenzio su Vannacci che taceva sul fascismo, sui saluti di H. Larenzia. Ho detto che dovrebbe esporsi, dovrebbe dirlo. Ma uno non è obbligato a dare giudizi su tutto. Sdraiata al generale. Ma il generale è un mio idolo, forse non hai capito, è un mio idolo, lo proclamo. Dovresti richiamarlo e chiedergli un parere su questo fatto, perché è un uomo senza palle, è un uomo senza palle, perché ha subodorato la sua candidatura. Ma perché deve per forza dare un giudizio su H. Larenzia? Chi l'ha detto? Mica obbligato. Ma perché sì. Siccome dà giudizi su qualsiasi cazzata su qualsiasi stronzata gli si chieda, su questa cosa qui è un cazzo ma di sai dire, perché sta zitto il generale? Ha ma ragione, insomma, questo il ottimo ascoltatore, il generalissimo ha ragione, questo ottimo ha ragione, vedi, questa è ancora la bella Italia, difendere la bella Italia. I suoi camerati li dovrebbe difendere, i suoi camerati, no, visto che ma figurati, si andrà a candidare con loro. Ma che ne sai tu e con poi, chi si va a candidare? Forse si candida con la Lega, ma non è sicuro. Come fai tu a parlare della Cortellesi? Ma tu ti dovresti sciacquare la bocca. Ma figurati, prima di parlare della chi Cortellesi. Cazzo è? Non ho capito. È un'attrice, una regista. Qual è il problema? Cioè, perché non posso parlare della Cortellesi? E perché? Qual è il problema? Qual è il problema? È una roba incredibile. E perché? Insozzi l'intellettualità italiana. È una roba incredibile. Quella sarebbe l'intellettualità italiana. Quella sarebbe l'intellettualità italiana. Beh, la parte migliore dell'Italia. Ma figurati. Un'opera che ha incassato più e della Cinquebella, e tu ti permetti cos'è un lascia passare per le cazzate, una fatto di aver incassato il lascia passare per le minchiate, sei perennemente dalla parte delle persone sbagliata della ma storia vai. Ciao Joseph, sei perennemente ciao, dalla parte ciao, sbagliata della questa musica dà fastidio a David Parenzo, noi apposta la mettiamo, apposta insistiamo, apposta proseguiamo su questa strada, imperterriti, a schiena dritta, Giovanni Costa, ah, grandissimo Giovanni Costa yeah, è un espertissimo di astronavi, eccetera, eccetera. Ma figura. Pronto? Come stai, Giovanni? Buonasera, benissimo, grazie, piacere di sentirvi, un salutone a tutta la radio, un abbraccio. Dimmi grazie. Giovanni, allora, lo sbarco delle astronavi di Gesù, che cosa succede? Degli astronavi? Allora, noi veramente siamo sempre noi da capo. Aspetta, qua. fammi sentire. Noi qua le cose bisogna una volta chiarirle una volta per sempre, va bene? Chiariamole. Allora, chiariamo una cosa, dunque... Già i tempi si sono accorciati per quanto riguarda l'apocalisse, a loro che devono arrivare. Sì, si sono molto accorciati anche a causa della guerra che abbiamo. La guerra che abbiamo avuto. Cioè, innanzitutto chi deve arrivare? Scusami Giovanni, chi dovrebbe arrivare? Arriverà Gesù con tutta la sua legione di angeli cosiddetti extraterrestri. Questo è molto importante, vabbè, attenzione, benissimo. Questo è molto molto importante. È importantissimo questo qua è importante perché... No, posso dire la cosa importante è che il 27 del mese arriva il bonifico. Non credere, succederà. L'unica cosa importante. Chi vuoi ci crediate o no, succederà. Sì, però scusami Giovanni, tu stai dicendo che si sono accorciati i tempi per l'arrivo di un'astronave dove ci sarà Gesù Cristo insieme. Insieme a chi? Gesù Cristo? Si sono accorciati, certo, perché purtroppo i nostri potenti stanno accelerando il fattore che qui succederà. Siamo sull'orlo di una guerra nucleare. Sì, questo ormai si dice da anni. E in loro, loro non vogliono che accada questo. Non vogliono assolutamente che accada Senti, questo. Senti, ma che ne sai? Loro chi pari? Degli alieni? Degli no, alieni? Ma non tanto per noi, ma perché veramente ci sarebbe uno squilibrio
a livello interplanetario, a livello dei pianeti. Ah, tu dici la distruzione, la guerra nucleare, certo, provocherebbe un problema anche per gli alieni stessi, no? Anche per gli alieni, certo, stessi. Anche per il cosmo, a livello pianeti, tutto. Senti, chi sono gli alieni buoni? Chi sono gli alieni buoni che sbarcherebbero insieme a Gesù in questa astronave, scusami? Sono gli angeli della Chiesa, i cosiddetti extraterrestri, che oggi chiamiamo in modo scientifico come scienza, sì, sono gli angeli della Chiesa di una volta. Gli angeli sono della Chiesa. Dunque, secondo te è arrivato il momento, puoi darci una data, un'indicazione, allora, guarda, più o meno, Giovanni? Si parlava di 50 anni, ma ormai i tempi si sono accorciati, non tanto più di 30-25 anni, non ti posso dire capito, la data, 30-25 anni, ho capito, però Davide, questo molto, dice 30, tra 25-30 anni arriverà Gesù con l'astronave insieme agli angeli della Chiesa, uno può dire pure. Ma guarda che dietro la porta non è che ci manca tanto, non è che ci voglia, non stiamo parlando di secoli o cent'anni, aspetta, tanto. Giovanni, aspetta. Che questo sì, va benissimo, se arriva Gesù va tutto benissimo, sì, e siamo qua, e viva, ma la cosa importante è che non siamo, ma non c'è il problema, l'unico problema è se il 27 del mese non arriva il bonifico, ma arriva, quindi va benissimo. Per il resto, per me può arrivare chiunque, va benissimo, sono felice, arriva Gesù, sono il primo a essere felice, credimi, sono felicissimo, dall'astronave, da dove vuole arriva, io sono felice. Aspetta, che devo Giovanni dire? Resta lì, sì, resta lì un secondo, perché dobbiamo completare un ragionamento fondamentale. Astronavi, Gesù, angeli della Chiesa che sbarcano per mettere pace in questo mondo disastrato. Fermi tutti. Transizione energetica. Ma quali cessi dei McDonald's, questo e quant'altro? Se volete cagare bene al caldo con la carta igienica, bisogna andare negli ospedali. Io faccio Pordenone Treviso ogni giorno, e al ritorno, sapete quante volte mi hanno salvato quei 2 o 3 ospedali che ci sono lungo il percorso? Poi bisogna sapere anche dove andare, perché se vai quello del pronto soccorso, quello lì è la merda veramente. Ci sono quelli degli ambulatori, quelli, bisogna sapere dove andare. L'ospedale è la miglior cosa. Viva la figa! Luciani, perché non dice la Belen che grazie al mondo maschilista che lei guadagna qualcosa e vale qualcosa, invece di lamentarsi? Vero, tutto vero. Allora, posso dire una cosa, l'ascoltatore ha aperto, il primo ascoltatore ha aperto un nuovo orizzonte, cioè lui si ferma nei bagni degli ospedali, dice che il pronto soccorso non va bene perché magari è più, tra virgolette, sporco, impicciato, diciamo, però i bagni degli ospedali, una volta Davide aveva detto i bagni degli alberghi, vi ricordate? I bagni dei, sì, grandi, certo, alberghi, certo. Questo ascoltatore invece ci apre nuovi orizzonti, lui si ferma nei bagni dei grandi ospedali. Una vergogna, gli ospedali hanno bisogno di avere un flusso di persone che afferiscono in qualche modo a chi sta lì, quindi andare là è brutto perché è un modo per sottrarre il posto a gente che magari ne ha bisogno. Ma che c'entra? Negli alberghi, in particolare quelli a 5 stelle, invece io lo considero un atto anche di giustizia proletaria. Ma scusa, abbi pazienza, uno non può andare, uno ha delle urgenze, sceglie dei... No, negli ospedali non si va, è vergognoso, si vada negli alberghi, in particolare a 5 stelle, è un atto di risarcimento, è un atto di risarcimento di che? Cioè, ma qual è risarcimento? Andare negli ospedali e togliere quello spazio a persone che ne hanno bisogno. Posso dirti una cosa? Sì. Ho scoperto, non so se l'ho già detto, questo spesso mi dimentico quello che ho già detto perché ne dico tante. Qui al Sole 24 Ore devo fare un grande elogio, l'elogio dello scarico. L'ho già detto, l'elogio dello scarico, sì, mi dicono di sì, dunque sono rincoglionito. Cioè, perché l'ho provato in particolare in questi giorni in cui avevo un bisogno fortissimo di evacuare, fortissimo, non so perché. Ed effettivamente ogni tanto prendo molta carta. Ecco, Roberta mi dice sì dalla regia, bravo, hai ragione, pure lei, pure a lei avviene sicuramente, capita anche a lei sicuramente. So, no, quanto la evacua, regista non capita mai. Perché non caga, no, non caga qui, Roberta. È una persona raffinata, no, non parla, ci sta, non può capitare. Che non, io non riesco neanche a immaginarla, non riesco neanche a immaginare quella scena. E fossi lei, ti querelerei. Però l'evacuazione, ti giuro, io qualche volta uso tanta carta perché sai che ma io me non ne voglio foto, immaginare me ne quella foto situazione dello spreco, no? Me ne foto, no, ma sto parlando di me stesso, cioè me ne foto dello spreco, prendo la carta igienica a tonnellate, mi male, pulisco benissimo male il buco del culo, una volta che mi pulisco mamma a fondo, mia, no, mi pulisco a fondo, butto tutto dentro e va via in un secondo, mi dicono di sì dalla regia, anche voi confermate, dunque ottimo, voto 10 agli scarichi dei cessi del Sole 24 Ore, funzionano perfettamente. Ma torniamo a Giovanni Costa. Allora, grande Giovanni, astronavi, Gesù, eccetera eccetera, quali problemi potrebbero risolvere questi signori, gli angeli della Chiesa che arrivano? Soprattutto, chi sono i cattivi in questo momento, i cattivi, diciamo, della Chiesa?
della Chiesa, del mondo? I cristiani. Come cristiani? I cristiani, la maggior parte dei cristiani. Sì, ma i cattivi, perché protagonisti, da chi è governato il mondo? È sempre la stessa domanda. Tutti quelli che è governato dagli arcangeli di Lucifero, perché gli arcangeli di Lucifero sono ma al limite Biden, siamo governati dal governo di Meloni. Allora sono incarnato in questi c'è corpi, il governo delle chiaro. Destre no. Sei? Che cos'è no. incarnato? Guarda, che cos'è incarnato? Gli arcangeli di Lucifero sono incarnati proprio in questa gente, nei potenti, nei governanti, in quelli che comandano, perché alla fine non è che stanno facendo un granché, stanno facendo solo guerra, stanno uccidendo un sacco di gente. Ma chi? E il primo comandamento dice proprio non uccidere. Insomma, alla fine. Sì, ma che c'entrano gli arcangeli? Che c'entrano gli arcangeli di Satana? Non so. I demoni, perché questa sì, ma Biden, i potenti di queste persone è governata da questi esseri. Sì, però i potenti sono Biden, per esempio, Biden, che ne so, il presidente dell'OMS, il presidente, il segretario generale dell'ONU, Putin. Ma Putin stesso che vuole Putin. Fare la guerra, gli americani, il presidente americano. Sono tutti demoni? Sono tutti demoni. Sì, tutti demoni. Tranquillo, te lo metto per scritto. Ciao, Costa. Tu te la ricordi Elisabetta e Rania Maldi, caro Davide? Non te la ricordi perché io dico no a prescindere. Appena mi chiedi una cosa dico comunque no. Allora, posso dirti, la mitologica Elisabetta e Rania Maldi, che abbraccio fortemente, è convinta che ci siano al largo delle coste italiane 20 navi corrispondenti a 20 regioni e praticamente con dell'SS a bordo che ci danno degli influssi negativi. Io farei un piccolo approfondimento. Approfondimento. Ma basta telefono, andare in regia. Un ospedale psichiatrico, andare in no, aprire. Non essere così superficiale, non esistono più, tra l'altro, vai. Pronto? Pronto, qui satanisti. Sì, mi dica. Qui il centro satanista mondiale. Ah, satanista mondiale, sì? Sì, il centro del satanismo. Ah, bene, mi dica chi è lei, perché il satanismo purtroppo c'è e secondo la Federazione Galattica il 99% delle religioni e dei governi sono satanisti. Scusi, qui è il centro del satanismo mondiale. Beh, certo, sarà la RAI che immagino. No, la RAI, che c'entra la RAI col satanismo? Scusi, io non sono della RAI, qui è il centro del potere satanico, sito in Washington. La RAI è il centro del potere satanico, lo è sempre stato, avete sempre soltanto raccontato delle bugie ai cittadini, li avete invitati ad avvelenarsi con i vaccini e poi questi maledetti, diciamo, tamponi che già hanno avvelenato e contagiato i cittadini col Covid-19, con le varianti, e volete ancora obbligare? No, signori, mi dispiace, ma qui nessuno può più obbligare i cittadini dopo che li avete fregati, derubati, ingannati e schiavizzati, chiaro? Qui Washington, centro del satanismo mondiale. Eh beh, certo, ha ragione, è iniziato da lì, ma in realtà tutti i governi sono satanisti, sono tutti lì con il controllo mentale sui cittadini. Mi dispiace tanto. Il controllo mentale è in tutto il mondo, proprio tanto. È dovuto proprio tanto alle navi militari sataniche della Gestapo del mondo signora, intero. Signora, ma si è mai stata, si è mai fatta visitare, signora, scusi, si è beh, mai lo fatta sa cosa visitare? Le dico? E nemmeno gli psicofarmaci sono giusti, sono le cacche velenose criminali di voi governi casi. Che avete rintronato nel sonno satanico. Niente. Calma. Ma signora, io sono Parenzo, non con governo niente. E con gli psicofarmaci, con le sigarette dentro. Ma io mi sono vaccinato. Gli additivi che distruggono Dottoressa, il campo energetico signora. Del corpo umano, le stesse cose che fanno i vostri vaccini di merda. Scusi, chiaro, signora, scusi un attimo, qui Washington. Ma però io mi sono vaccinato. Però. No, cioè, volevo dire alla signora che io sono Parenzo, mi sono vaccinato, ho fatto 4 dosi. Bene, sia pronto che entro 10 anni se ne andrà anche lei, l'ha detto la Federazione Galattica. Come l'ha detto la Federazione Galattica, signora? Che vede
guardate tutti perché siete in bassa vibrazione e avete ubbidito al sistema satanico criminale. Però scusi un attimo signora, io adesso mi presento, sono Cruciani, prima non è vero che era il potere satanico mondiale, sono Cruciani. Ma lo so benissimo che è Cruciani, lei mi ha già chiamato, la sua voce la riconosco, non ho niente contro di lei e contro nessuno, solo contro il sistema ingiusto e vergognoso che distrugge l'umanità. Signori, l'avete sentito parlare? Klaus, il criminale Klaus del solito Schwab, World Economic Forum. Beh signori, World Economic Forum, l'OMS e il World Health Organization sono tutte anche dei governi messe lì per sterminare l'umanità entro il 2030. Mi dispiace veramente tanto che questa gente sia così disturbata. Tu, a te dispiace molto. Bene. A me fa tristezza. Ma lei vota, signora? Dottoressa, scusi, lei vota? Lei vota, lei esprime il voto per qualcuno? Non ha votato mai nessuno, qui la Gestapo ha fatto i cavoli suoi. Ma la Gestapo è finita, ma la Gestapo si è dissolta nel 45, i signori... No, mi dispiace, signori, ma voi siete indietro, studiate la storia e guardate che quelli si sono nascosti dietro il drappo della Repubblica. Hanno dato la Repubblica, ma erano tutti spaventoso, nascosti. Comunque. E questi sono spaventoso. I giochi del nuovo ordine mondiale. E voi siete ancora lì che spingete i cittadini a vaccinarsi con un veleno maledetto che rovina la salute. Però, lo sa lei? Scusi, la RAI, che c'entra la RAI? Lei all'inizio, signora Emaldi, amica mia, lei ha citato la RAI, che c'entra la RAI? Voi siete News 24, appartenete no, alla RAI? No, noi non siamo News 24, no, non apparteniamo alla RAI, per carità di Dio, Radio 24, non è la RAI. Non è la RAI. Voi avete detto fin dall'inizio News 24. No, Radio 24, no News, comunque che c'entra la RAI? Sentite, voi appartenete alla RAI, la cacca d'Italia, che è organizzata dalla Gestapo militare, che ha per ogni regione una nave militare. Sì, la vecchia storia, 5.000 militari che tengono sotto controllo mentale i cittadini della regione. Io sono sotto controllo mentale dagli Emiliano e Romagnoli da 12 anni. Scusi, e dove nessuno si fa niente, nemmeno le denunce contano. Dove si trova? Andate un po' a vedere che cosa hanno denunciato tutti quelli che sono con Emiliano Babilonia, che sono tutti sotto controllo mentale. Quindi toglietevi di lì. Voi non potete nascondere la verità, signori. Signore Emaldi, calma. All'ultimo stadio, e ve lo dico subito, franto un domino manderà all'inferno tutti i governi e tutte le merde che vogliono sterminare l'umanità. Però scusi questa un attimo, l'umanità appartiene alla Federazione Galattica con il pianeta, e voi che c'entra tutto, che voi c'entra avete, ma che c'entra merda. Scusi, adesso mangiatevela, signori. Scusi, che c'entra la Federazione Galattica? Che cos'è la Federazione Galattica? Tu lo sai, David, che cos'è la Federazione Galattica? Io so soltanto una cosa. Sì, che sei sono tanto triste quando sento questa gente, sono tanto triste perché mi dispiace per il nostro paese, mi dispiace per la radio, mi dispiace per il direttore Tamburini, ma anche Tamburini è in mano un branco di satanisti malati mentali che per 4 soldi di merda hanno venduto l'Italia e gli italiani alla feccia d'Europa. Sapete una cosa, cosa vi dico, signori? Che dici? Che è ora di finirla, è ora di finirla. L'Italia e gli italiani ne hanno abbastanza di ingiustizie. Scusi, dove i ministri che vogliono dove si trova? Dove la dittatura è ora di finirla. Voi avete dettato che tutti si vaccinassero e li avete avvelenati tutti. Scusi signora, signori, dove si trova? Io vedo qua i miei amici che si sono fatti i vaccini, gli è venuto di nuovo la Covid. Ritorna, perché con il vaccino avete iniettato il Covid, le varianti, miocardite, signora Emaldi, signora Emaldi, le vergogne genere, signori. Tu, se voi guardate un attimo in tutti i social di questo mondo, dicono tutta la verità ai cittadini su i crimini vostri. Voi ancora non lo volete vedere perché voi siete sostenitori di del World Economic Forum. Ma no, ma io non so manco che d'Europa insieme all'OMS, insieme al World... Scusi, Elisabetta, Elisabetta, calma, Elisabetta, la nave che ha il controllo mentale su di lei, dove si trova esattamente questa nave? Questa nave fuori dall'Emilia Romagna, dove si trova? L'Italia con tutte le altre 20 navi. Sì, ma dove? In Emilia Romagna, dove si trova? Comodi sui cittadini, signori. Sì, ma dove si trova sto cazzo? Sono andata in Croazia a aggiustarmi i denti, c'era una signora albanese che vive in Italia. Che ha detto? Era disperata da quando si è vaccinata, sentiva le punture nei piedi e nel corpo. Ha detto: tu sei sotto controllo mentale, perché questo è ciò che fanno anche a me. E quando uno è sotto controllo mentale, continuano a
sforacchiarvi i piedi, le gambe, il corpo. E che ha detto quella signora? Farsi comodi sul vostro che corpo. Che ha detto quella signora? Quando gli ho detto questo, mi ha detto l'ha mandato che... a fare in culo. No, mi ha detto che con il Covid suo padre era morto e suo cognato anche, signori. Vabbè. Non sto scherzando. E questi del controllo mentale lo sanno benissimo, perché sto raccontando la verità, perché hanno sentito tutto, visto che io sono sotto controllo mentale. Quello che dico Elisabetta, viene registrato continuamente. Da chi? Da chi viene registrato? Da chi viene registrato? Di 35-40 anni gli avevano messo un macchinino dietro la schiena dovuto all'infiammazione al cuore dovuta ai vaccini. Ma non hanno messo niente. Svegliate, nessun macchinino. Svegliate, svegliatevi, perché sennò ve ne andrete anche voi, signori. Vedete un po' la Venier in che condizione è. Quando l'ho visto la fotografia era proprio... Ma che cosa c'ha la Venier? Nemmeno lei vuole riconoscere che tutte le vergogne che gli sono state fatte è stato con i vaccini. E ora che vi svegliate tutti, signori, se non vi svegliate ti abbraccio, per voi ve ne andrete all'inferno, perché quelli vogliono continuare ad avvelenare ancora i cittadini. Ti abbraccio, Elisabetta, grazie. Ma perché grazie. Perché tutti, ragazzi, vi abbraccio anch'io, non ce l'ho con voi. No, per carità, no. Vi svegliate, perché così cambiamo il mondo. E allora datevi da fare, un abbraccio, tanti bacini, Un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio. Ciao. Bravo, bravo Lucia, fa sentire tu sgallettate, madre e figlia, che guadagnano 30k al mese. Bravo, bravo, così incentivi i giovani a andare a lavorare. Ma alza la mattina alle 6 e cercate di fare qualcosa. Che c'è? E dopo rompi il cazzo, Lucia, i giovani vanno a lavorare, i giovani vanno a fare un cazzo, non sarò più qua, non sarò più là. Vai, 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 dai, alla grande. Portacci tu, Lucia, testa di cazzo, testa di cazzo. I fascisti sono come le donne con la figa pelosa, sono poche e quelle poche non fanno del male a nessuno. Diciamo che, David, il paragone è un po' azzardato, direi, no? Leggermente azzardato. Molto. Leggermente azzardato. Chiudi. Ma no, che chiudo. Alessio da Frosinone. Vai, Alessio, dimmi. Buonasera a tutti. Dimmi. Io volevo parlare della poligamia. Sì. Io sarei intenzionato. Io avrei molto piacere se venisse fatta un'interrogazione parlamentare, dato che ormai si fa ogni cosa. Sì. Sulla possibilità di un'apertura ad una poligamia. Cioè, tu sei tendenzialmente poligamo, cioè vorresti sposarti con più donne, perché bisogna precisare, non è questione di avere tante amanti, che già accade naturalmente, o amanti no, o amanti. No, cioè tu vorresti essere in contemporanea, sposarti in contemporanea con più persone. Io credo che non ti convenga, però, se fosse introdotta questa cosa, o comunque non ti convenga questa scelta, amico mio. È una scelta molto, molto onerosa dal punto di vista. A lungo andare, sì, probabilmente non conviene. Ma perché? Diciamo, non ho capito. Che... Messo che, diciamo, vogliamo credere al fatto che tu sia genuino, ma secondo me sei uno che semplicemente vuole dire una cazzata, caro Alessio. Però comunque andiamo avanti. Non voglio dire una cazzata. Sì, allora perché vorresti... Io sono sposato da circa 10 anni, ho dei figli con la mia attuale moglie. Sì. E da tempo la nostra relazione si è un pochettino allargata anche ad una terza persona, ad un'altra... È una ragazza madre. Sì, scusami Alessio, però stai dicendo che la vostra relazione si è allargata, nel senso che fate partecipare questa persona ai vostri giochi erotici, ai vostri giochi sessuali, oppure semplicemente se lei è una tua concubina barra amante? No, siamo in tre, partecipiamo in tre, tutti e tre, a questa esperienza. E allora che c'entra la poligamia? Non ho capito. Mamma mia, mi dispiace tanto. Non capisco perché in uno stato libero come l'Italia ci deve essere questa privazione di quello che è un desiderio. No, ma non c'è nessuna privazione di nulla. Ma tu fai quello che ti pare e basta. Che privazione c'è? Quale privazione? Fate quello che vi pare. Non capisco perché lo Stato debba certificare che tu sei sposato con tua moglie e poi in contemporanea sei sposato con un'altra. Qual è il problema? Non ho capito. Per una questione anche di eredità, per una questione di dare una sicurezza a quella terza persona. Ma te la vedi tu con quella roba lì? Ma te la vedi tu, scusami, ma tua moglie ha conoscenza di questa roba o no? Certo, lei è partecipe di tutto, e anche lei è d'accordo col fatto che tu ti devi sposare un'altra persona? Allora io ad oggi l'ho soltanto detto sotto forma di battute, non abbiamo mai intrapreso un discorso. Ah, dunque per la prima volta stai dicendo anche, e tua moglie non lo sa, che tu vorresti, in teoria fosse possibile sposarti anche con questa.
Ma io lo vorrei proporre perché. Ma non, c'è conti, ma non passerà mai, per fortuna. È una roba islamica, sì. Terribile la poligamia, è una cosa ma agghiacciante. Perché è islamica? Perché sì. Perché loro sono donne libere. Ma sì, ho capito. Ma, da, ma per fortuna lo Stato mette dei paletti. Lo Stato mette dei paletti che sono quelli che il matrimonio è tra due persone, punto e basta. E ce n'è uno solo che può essere, diciamo, in corso. Altrimenti tu divorzi o ti separi e poi ti sposi con un'altra, punto e basta. Ad oggi non si fanno nemmeno più figli perché entrambi i genitori lavorano. Sì, ma non che c'entra la poligamia. Non è che la poligamia fa fare più figli. Non diciamo puttanate. Ciao Alessio, ciao, ciao, ciao. Verifichiamo sta telefonata, dai. Allora, leggo sull'internet, caro David, e qui andiamo a un punto molto, molto importante. Molto importante. Parliamo innanzitutto di una trasmissione molto conosciuta che si chiama Ciao Darwin. La conosci, Ciao Darwin? Sì. Trasmissione condotta magistralmente. Assolutamente. C'era, Ciao Darwin c'era. 9. Ciao Darwin 9 reca una scritta Giovanni 87. 87. È un riferimento abbastanza chiaro a... al Vangelo di Giovanni capitolo 8 verso 7, dove il Signore dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di te. È molto incazzato per questa scritta sotto, per questa, ricordiamo che Ciao Darwin, programma diciamo di intrattenimento delle reti Mediaset, è molto incazzato Alessio Lizio. Buonasera, grande Lizio, come stai? Come buonasera a tutti, grazie a Dio, tutto bene, voi come state? Molto bene. Alessio Lizio, nato di nuovo in Cristo Gesù, ex omosessuale pentito e salvato, secondo lui, amen, ovviamente dall'omosessualità, amen, grazie a Gesù Cristo e grazie a Dio. Allora, Alessio Naftali Lizio, perché Naftali innanzitutto? Me lo vuoi ricordare? Ogni volta me lo scordo. Ma è un nome spirituale che Dio mi ha dato, era uno dei figli di Giacobbe, Naftali. Naftali, però non è che te l'ha dato Dio, te lo sei dato tu, cioè non è che te l'ha dato Dio. Da solo. Ma no? Io lo sento che me lo ha dato Dio. Vabbè, benissimo, benissimo. Va bene, ma puoi sentire quello che vuoi. Esatto, ma sì. io scusami, non Alessio, però Alessio, scusami, perché tu te la prendi con questa scritta sotto di Ciao Darwin, perdonami? Perché io penso sia proprio diciamo un attacco che si vuole fare sempre al Vangelo, ai cristiani, sì. Perché Ciao Darwin non ha nulla a che fare, no? con la Bibbia, anche beh, no. Proprio, no, certo, proprio che il no. Contrario. È intrattenimento, quindi, c'è gente mezza nuda, certo che no, ma è un intrattenimento, esatto. Si chiama, ma è magnifico, esatto. intrattenimento. A quanto pare per intrattenere bisogna sempre prendere in giro i cristiani e il Vangelo. Ma non voglio vedere se vogliono intrattenere, interessante questa cosa, in giro interessante. Il Corano, prendendo in giro il Corano, perché sanno che li fanno esplodere gli studi, no, però sempre i cristiani devono essere attaccati perché sanno che Gesù ci ha detto di amare il prossimo, pregare per i nostri nemici. Cioè, tu dici di utilizzare in un programma di intrattenimento che tu immagino definisci trash, no? O sbaglio? Certo, vabbè, volgare, abominevole. Ma che abominevole, un programma straordinario, conosco uno. Ma non fa schifo, fa una raccolta pubblicitaria da paura, viene umiliata in questi programmi. Sì. La donna viene dipinta come una prostituta, come un oggetto, come in tutti i programmi media. Molte femministe, no, tutti i programmi media, assolutamente. In Mediaset la donna è un pezzo di carne, appunto. Ciao Darwin manifesta proprio ma non questo. È vero, ma infatti la prima puntata sarà proprio su questo. Però scusami, abbi pazienza. Che quello è un grande prende riferimento due categorie della pornografia. Certo, quindi, ma certo. La donna è oggetto. Poi ci si lamenta che le donne vengono stuprate. Ma non c'è adesso, non si capisce il programma. Questa Darwin, è l'immagine però, che dà la televisione pazzo. Della donna. La donna è un oggetto sessuale. Questo fa Mediaset. Allora, però, scusami, Alessio, le accuse sono molto gravi quelle che fai tu. Molto, molto gravi. Io penso che alla dirigenza di Mediaset non sia preoccupata da questa cosa tua. Però è interessante. No, no. È interessante. Chiaro, non è preoccupata perché io sono quanto valgo pochissimo. Beh, no, quindi, adesso, ma esatto. Io. Non è il portafoglio che vale, ma è la nostra integrità. Non c'è quindi dubbio, Mediaset non c'è è un colosso, ha un monopolio. Scusami, non c'è nessun monopolio. Il dottor Bonolis, aspetta. Ma il Bonolis non è il diavolo. Bonolis è un genio, non è il diavolo. È esatto, che fa spettacolo, esatto, intrattenimento. Esatto. E appunto è proprio questo il problema. Si fanno soldi infangando la parola di Dio, usando le persone. Ma si usa. Lui dice si usa perché mettere lì Giovanni davanti al Signore. Lui se la vedrà
davanti a Dio. Che cosa vuoi dire a Bonolis, che io poi gli giro il messaggio tuo al signor Bonolis? Cosa vuoi dire? Che si deve ravvedere, deve chiedere perdono a Dio, sì, e deve smetterla di infangare il Vangelo, di usare la parola di Dio nei suoi programmi volgari. Ma usa e la parola di Dio, farà quello che cazzo gli pare al dottor Bonolis. Se vuole fare ciao Darwin, faccia Darwin, non è che deve fare la parola di Dio. Ma il mio dovere è quello di avvertire colui che sta andando al macello, quindi io glielo dico, stai andando non al macello. Non sta andando a nessun macello, Paolo, è felicissimo, glielo dico io. Signore, ma non va a nessun macello, quello sta meglio però, di tutti noi. Però attenzione, lui non si può dire, sta scusami, meglio però, perché hai milioni, lo capisci Davide? Ha ragione, non, lo so, perché sta alla grande, non è perché si uno diverte, è si fa i cazzi quindi, suoi. No, ma no, ma si diverte, ha ragione su questo. Il tuo standard di stare bene significa avere dei soldi, non è quello. Quanti tra di voi nel mondo dello spettacolo sono schiavi della cocaina, si suicidano, si ammazzano. Anche questo è vero, siete una cricca di schiavi. Beh, adesso avete soldi, ma avete tanti vizi, avete le famiglie distrutte. Beh, adesso non è vero. Ma che cazzo vuoi da me, che sto a casa con i miei figli? Avete una vita a cena, tutte ma avete i soldi e vi vantate del denaro. Ma davanti a Dio, il Signore dice che innalza gli umili e abbassa gli orgogliosi come voi. Cioè, secondo te non è un caso, scusami, secondo te non è un caso che per esempio sia io che Parenzo siamo divorziati, per esempio? Non è un caso questo qua? No, guarda, per io dire, non lo sapevo, ma chiaramente nella vostra vita non c'è Gesù, non c'è Dio. Quindi no, Satana ha distrutto le vostre famiglie, permettendo che i figli crescano senza queste figure genitoriali che si amano, quindi ulteriori famiglie ferite. Ma che cazzo dice? Questo era in montagna con i miei figli. Ma ha portato quattro figli in montagna l'altro giorno. Tutti in montagna con la mia compagna. Eravamo tutti felici con la mia compagna in montagna. È tua moglie, senza la tua di compagna è tua moglie, cazzi, non è tua moglie. Tu sei vivi nella fornicazione. Tu vivi nella fornicazione. Tu vivi nella fornicazione. I bambini non hanno bisogno di un surrogato della mamma. Non esiste il surrogato della mamma. È la madre. La mamma. C'era la madre dei bambini, imbecille. Il fatto che lei abbia una concubina non significa che sia la mamma dei suoi figli. Ma come si permette? Ma quale concubina degli mortacci? Ma di che parli che non sai niente? Scusami Alessio, però al di là di questo, tutta la pigli anche. Se non hai avuto il coraggio di sposarla fino ma che te ne frega ora, te? Ma che te ne frega te? Significa che non è tua moglie, non è la donna della tua però, vita. Però scusami Alessio, ma c'è una donna della mia vita assolutamente. Ma certo, ma guarda, sì. Se mi deve far litigare sposata ma se così fosse stato. Ma fatti i cazzi tuoi, ma se magari non vuole che siccome te ne frega sei te, un fornicatore siccome ti piace fornicare sei un falso ebreo che odia la Torah e la legge di Dio per cui questa è la vita che tu conduci. Però scusami Alessio, c'è un altro elemento su cui volevo un po' io conduco una vita meravigliosa, esatto, sono andato in montagna con la mia compagna, secondo i miei figli, non mi rompere i coglioni. Secondo la legge di Dio stai vivendo una vita meravigliosa, stai vivendo una vita sotto la maledizione del diavolo. Ma non è così, ma la maledizione dei mortali tacci tua, ma di quale scusami, diavolo? Alessio, c'è un altro elemento. C'era la neve, tempo meraviglioso, lo ski pass ma che funzionava alla grande. Con una donna che non è tua moglie, ma con la quale non hai fatto questa storia, ma come quindi ti permetti? Sei in fornicazione. Però, sei scusa, in fornicazione. C'è un altro elemento, Alessio, che è quello della scenografia di Sanremo, perché tu te la prendi anche con la scenografia di Sanremo. Nuova scenografia di Sanremo 2024, piena di 6 e di 69. Somiglia anche alla faccia di un alieno. Io voglio prendere molto seriamente questa cosa qui, molto seriamente. Apocalisse 13:18 scrive Alessio Naftali Lizio, qui sta la sapienza, chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666, scusami adesso la scenografia di Sanremo, io l'ho vista l'altro giorno in un servizio sul telegiornale, adesso non so se sia quella che tu hai pubblicato, ma che c'entra col diavolo, scusami, col diavolo, con la... Sanremo è una trasmissione consacrata a Satana. Ma scusa, tutti consacrati a Satana. Dall'inizio, ascoltatemi, dall'inizio alla fine, quello che si il messaggio che si trasmette è un messaggio satanico, abominevole. Ma proprio la musica a Sanremo non c'è la musica. A Sanremo c'è ideologia. Da tanti anni omosessualità, fornicazione, adulterio, anche nudità, non c'è la però, musica. Scusami, la musica è il pretesto per mandarla in onda, ma è uno spettacolo. Abbiamo visto Fiorello, che è un grande satanista, addirittura prendere in giro il Signore Gesù Cristo e mettersi una corona di spine perché è un grande
abominevole, un uomo abominevole. Però, scusami, adesso... è la vergogna della Sicilia. No, è ma la non puoi dire tu, della Sicilia, tu sei di Catania, Fiorello. Tu sei di Catania. È un satanista. Ma non no, è satanista il signor Fiorello. È di Augusta, è di Augusta e non è di Catania. Ma a parte ho il sospetto. E si è travestito da Gesù Cristo, ha insultato Gesù Cristo e la gente ha applaudito. La Raffaeli un anno prima ha detto Satana più volte in pubblico davanti a tutti. È una trasmissione satanica ed è organizzata da satanisti. No, però, e scusami, vengono invitati, David. E viene condotta solamente da grandi massoni della televisione italiana. Ma signor Amadeus non è un massone, non è un massone, è un grande massone, è un grande massone. Solamente pazzesca. Solamente i grandi massoni possono condurre certe trasmissioni che no, dove non si fa arte, lì non c'è musica, è ideologia dall'inizio alla fine, cattivi esempi per i ragazzi, ragazzi che distruggono tutto, ragazzi pieni di tatuaggi, di piercing, omosessuali, mezzi uomini, mezze donne, proprio per trasmettere messaggi satanici all'Italia, e voi lo sapete benissimo. Ma pensa che coglione. Ma guarda, se così fosse stato non sarebbe stato messo lì in modo subliminale. Comunque ragazzi, subliminale? Ovviamente ma non c'è magico, nessun nessuna massoneria, non c'è nessun diavolo, perché bugiardo, sei bugiardo Giuseppe, tu lo sai bene. Ma guarda, io non so nulla di tutto quello che tu lo sai bene. Io non so per questo li difendi, per questo li difendi. Ma io non ho mai partecipato a Sanremo nemmeno di squincio. Ma io vi dico, ok? La vostra rovina è vicina. Grazie. Il Signore è stanco. Oh, il Signore è stanco del ma vostro orgoglio, della vostra ribellione. Lui sarà stanco. Come io voi sono stanchissimo di come voi usiate l'ingenuità delle persone, i soldi delle persone. Vabbè. Per le vostre porcherie. Grazie. Il Signore è un giusto giudice ed è un vendicatore. Grazie. Quindi prima che potete ravvedetevi. Grazie Alessio, grazie a me. Grazie a me. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.